sinistra, sua... bravo, adesso mi ha aggiunto a me. Benissimo. Eccoci qua. Ci siamo. Oh, finalmente ci siamo, quindi questa sera puntata speciale con il nostro Alessandro Flamini. Buonasera a tutti. Flamini o Flamini? Quindi alla francese o all'italiana? Dici te. Alla francese è Je suis Flamini, però no, è Flamini, alla romana. Benissimo. Allora, io ho voluto fare questa puntata speciale di sabato sera, proprio dedicata ad Alessandro, perché Alessandro è uno dei cosiddetti studiosi del mostro di Firenze, mostrologo. Non so se ti piace questo nomignolo, sempre un po' il termine improprio che si usa per definire gli studiosi, quelli che studiano il caso del mostro di Firenze, no? Però io preferisco studioso del caso, no? E da un po' di anni, però ultimamente nell'ultimo anno o due i tuoi studi si sono anche intensificati, tant'è vero che poi hai aperto un canale, hai fatto diverse trasmissioni. Il tuo canale è i Mostri di Firenze, se non sbaglio. I mostri di Firenze, sì. Oh, quindi gli facciamo anche pubblicità volentieri, perché al di là delle tante teorie che esistono sul mostro di Firenze, comunque io penso che da qualsiasi studioso si può comunque apprendere qualcosa di interessante. Alessandro ha fatto diverse trasmissioni che sicuramente hanno il loro valore e hanno anche dei contenuti. Benissimo, Alessandro, prima domanda: tu come entri nel mostro di Firenze? Come hai cominciato? Come ti sei avvicinato a questo caso? Allora, aspetta perché ho bisogno di... Di solito controllo io tutta la regia, quindi Ah, mettimi un diciamo po' che di... Alessandro è la prima volta da ospite, no? Bravo, ecco, mi intervisti tu di solito, ultimamente addirittura abbiamo intervistato Stefano Brogioni, che è un giornalista, è lui che intervista, quindi ci siamo... Ecco, mettimi un po' più grande, tipo adesso mi vedo piccolino. Allora, Hai... In basso a sinistra, bravissimo. eccoti qua. Oh, siamo alla pari, eh? Ecco, Siamo così. esattamente uguali. Sì. Adesso, mentre tu mi facevi la domanda, io spammavo il link in modo che qualcuno lo vede. Ecco, come inizio? Come inizio? È un po' di anni, ecco, una domanda particolare. Quindi parliamo di me. Sì, per te, questa è la puntata speciale di sabato sera, 23 luglio, dedicata a te, Alessandro Flamini. Ti Non ringrazio. Martinelli, Flamini. Flamini, Flamini. E Flamini. allora, diciamo come è evoluta la situazione. È nato l'interesse al Mostro di Firenze, un caso delitti irrisolti per la maggior parte, a parte Pacciani e compagni merende, parecchi anni fa. Poi, da 2 anni a questa parte mi sono cimentato in ricerche più specifiche, insomma, cercando i documenti, facendo archivista. Sono nato archivista, prendevo documenti anche senza leggerli, senza, per poi studiarli in futuro quando avevo tempo. E quindi, però, come tu hai giustamente detto, è negli ultimi 2 anni che non è c'è stata un'evoluzione, per carità, però c'è stato un cambiamento in cui ho iniziato un po' a studiare e cercare ogni piccola cosa dentro quei fogli che noi chiamiamo atti e documenti. Ed è stato molto divertente, anche impegnativo. Sì, perché insomma, credo che si possa ben dire che i documenti che riguardano tutta questa vicenda potrebbero riempire forse un autotreno, no? Perché partiamo da 68, arriviamo ad oggi, ancora non ci siamo fermati, perché tutti gli effetti l'inchiesta va avanti, no? È ancora in piedi. Oggi è passata tutta al procuratore turco, quindi non c'è più Canessa. Però a tutti gli effetti si continua ad andare avanti, l'inchiesta non è chiusa.
No, anche se io la reputo una vicenda morta, poi darò le motivazioni, perché sì, Turco, ecco, hanno tentato di aggirarlo chiedendo un'avvocatura, quindi per un accesso a atti che tendenzialmente non ha neanche senso. Io non vorrei stasera andare troppo oltre, però siamo... No, vabbè, Alessandro, è una vicenda arcinota, no? Quindi... Sì, no, di solito io e Dario siamo, il buon Dario è il mio collega dei Musti di Firenze, siamo rinomati per essere schietti, la sincerità, l'imparzialità. Sì, poi sono ormai un anno, due, tre, quanti sono che se ne parla di continuo su tutti i giornali, quindi non è che andiamo... Questa richiesta atti, no? Lo sappiamo tutti, è per continuare le indagini, ma quali indagini? Su vigilanti e sul presunto Rosso Emugello. Adesso vigilanti è andata come andata, cioè è già stato attenzionato anche da Turco e da tutti quanti sotto richiesta di Vieri e Adriani, giustamente, ma poi è finito lì, insomma, vuol dire che non c'era niente. È anche una persona anziana, quindi va preso con le molle, perché quando un anziano è facile imbeccarlo, quando lo intervisti è facile che cominci a dire cose che non ci hanno senso. Sì, praticamente c'è questo lato un po' di vigilanti, no? Che ci ha dato modo di farci vedere anche un po' goliardico, no? Perché alla fine lui c'ha sempre questo atteggiamento tra il serio e non si capisce bene cosa, insomma, praticamente lui ha detto di aver conosciuto praticamente tutti quelli che hanno fatto parte di questa vicenda, no? O in un modo o nell'altro, c'è andato in macchina, o era una cena, o era vicino di casa, insomma, non ce n'è uno che... Mentre tutti gli altri negavano, no? C'era la corsa alla negazione, perché no, io guai, non ho conosciuto mai nessuno. Lui invece sembrava così, che fosse amico e conoscente di tutti, no? Poi non si sapeva bene come, quando li avesse conosciuti. Ma anche l'estrazione sociale è diversa, cioè Pacciani è diversa, legionario di destra, chi lì in mezzo è di destra? Pacciani, Lotti, chi? Io legionario non avrei mai frequentato quattro contadini ubriaconi, scusate, ecco, tutto che si può ubriacare anche vigilanti, però bisogna vedere anche queste differenze. Ma non entriamo nel merito ai vigilanti, perché poi andiamo a vedere e i mostrologi tentati da questo subodorano la colpevolezza dei vigilanti tramite lo scarpone che è tutto meno che francese. Perché, ecco, che qualcuno tiri fuori in atto dove c'è scritto che quell'impronta è francese, perché non è francese. Sì, però, la famosa suola delle scarpe, che per tanti mesi... Di Calenzano e di Scopedi, ma anche... Secondo me non è francese. Però atti dove è scritto che è francese e da legionario non ce ne stanno. Se li tirano fuori, ancora meglio così... Sì, allora, diciamo che allora vigilanti da Mostro di Firenze c'ha, secondo me, un bel profilo, diciamo, come fisico, come preparazione militare, cioè è una bella figurina da mettere sull'album delle figurine, no? Perché a volte sembra di riempire un album delle figurine, no? Ti ricordi quando giocavamo da bambini, quindi tu mi dai questa figurina, io ti do l'altra, no? A volte sembra quasi di fare questo gioco. Sicuramente c'è questo profilo che è suggestivo, perché è uno che viene dalla giornata straniera, c'ha l'altezza, molto spesso si è parlato della presunta altezza del mostro, la preparazione militare, quindi anche... Però è chiaro che alla fine ci deve essere qualche elemento, qualche indizio, non dico prove perché oserei dire troppo, però almeno qualcosa che ti collega ad almeno uno di questi 8 duplici omicidi o 7, e su vigilanti finora ben anche sia indagato dall'85, insomma, non è che da ieri l'altro,
non si è trovato assolutamente nulla, o sbaglio? Ma io non ho gli atti, difficilmente mi arriveranno, presumo, perché li studio bene, e quindi anche questa è una presunzione. Per cosa è indagato? Perché è legionario? Chissà quanti legionari stanno in Toscana e non conosciamo la sua come è andata la sua vicenda nel corso della legione straniera e di Indocina, quanto c'è stato, di sicuro è preciso, non c'è nulla. E poi perché? Lo scarpone, lasciamolo proprio da parte, la macchina rossa, quanti toscani ci avevano, quanti toscani andavano alla Galvana, quanti toscani erano fascisti, quanti toscani erano alti più di 1,80 a physique du roll, non c'è, ecco, quindi chiedere l'accesso a atti, che non ha senso secondo me, perché secondo me e anche altri gli atti ce l'hanno tutti, gli atti all'interno del Fadone e PM, quindi Pacciani e tutto, ce l'hanno tutti, Santoni Franchetti sono arrivati probabilmente a Vieri, Archivio Filastò è andato da altre parti, Mazzeo, Colao, ce l'hanno tutti gli atti, che atti vogliono? Quindi per indagare ancora vigilante. Quindi, ma vigilanti, non serial killer unico, deve stare sempre accoppiato ai merendari, che adesso mi vengono poi parole, se inizio a parlare romano è brutto, che c'entra vigilanti coi merendari, me lo dovete spiegare. Veramente è stato più volte accostato anche alla cosiddetta pista sarda, no? Perché vigilanti ha questa figura del killer, quasi del killer professionista, chiaramente è una figura suggestiva ipotetica, no? Non è che Vigilanti non è mai stato killer, quindi lo diciamo a titolo puramente ipotetico, che a volte viene accostato ai sardi perché c'è la teoria del killer soldato dai sardi, no? Per quanto riguarda il delitto del 68, oppure di un killer che farebbe parte dei merendari perché alcuni presuppongono un assetto a geometria variabile, cioè un gruppo di assassini che a seconda dei delitti cambia come numero e soggetti che compiono questi delitti e a cui a monte starebbe un secondo livello. Ecco perché Vigilanti alla fine come attuatore di questi delitti lo infilano un po' dappertutto. Io non credo che i sardi hanno bisogno di assoldare vigilanti per far fuori qualcuno. Non credo neanche che i sardi uccidono le donne, soprattutto in quell'epoca. Assolutamente no. I sardi non avrebbero mai ucciso la Locci. Ma... Allora, Alessandro, per questo, partiamo dall'inizio, no? Perché poi siamo partiti dalla fine su vigilanti, però questa sera io vorrei che tu ci spiegassi, secondo te, non dico chi è il mostro di Firenze, no? Ma quale potrebbe essere la chiave di soluzione di questa vicenda, no? Quindi cominciamo da questo famoso 1968, 21 agosto del 68, delitto Locci, Lo Bianco, no? Sono state fatte 10.000 teorie, forse il delitto più discusso per molti è il delitto chiave, e siamo sempre intorno all'eterna questione se questo delitto è stato perpetuato all'interno del gruppo dei sardi, non dico clan perché clan è un termine secondo me non corretto, diciamo gruppo, oppure no, e se all'interno di questo gruppo i nomi sono venuti fuori tutti oppure no. Allora, tu il 68 come lo vedi? 68, anzitutto non lo vedo collegato a mostro, secondo me è una pistola diversa, ovviamente. E far sì che io ho questa idea, c'è per forza un depistaggio nell'82, attuata probabilmente da chi ha fatto la perizia sui proiettili, sulle ogive, che sarebbe Spampinato. Quindi potrebbe essere l'unica spiegazione, non dico che Spampinato, se qualora ci fosse stato un depistaggio sui proiettili, deve essere stato per forza un consulente, no? Che guarda caso nell'82 è stato Spampinato, quello poi che per la strage di Bologna fu indagato per fuga di informazioni, in quanto lui ha periziato l'esplosivo e poi
che poi avrebbe dato informazioni prima del PM titolare dell'inchiesta, quindi la consulenza, prima di darla al PM dell'inchiesta, ha dato informazioni a altre persone. Per quale motivo? Non lo sappiamo. Quindi sono sempre le stesse persone che poi ricalcano gli stessi ruoli. Ho spampinato poi che Perizio è Proiettile Pacciani. Sono sempre un po' tutti. Quindi io non credo che per 68 la pistola è la stessa. Anzitutto la pistola nel corso degli omicidi, è vero, proiettili ramati, 68-74, misti a scopeti, ma poi a palla di piombo gli altri delitti, le rigature, cioè noi abbiamo le perizie sui bossoli e già questa, come evidenziato da Valeria Vecchione ma anche da altri, qual è la particolarità? Che sulla Zuntina del 68 non sono evidenziate quelle famose righe dell'estiatore. Vicino la H, sopra la H, sul bordo, c'è quella unghia marcata, forte, e non è scritta sulla perizia del 68, che però è scritta sulla perizia del 74. Allora le persone si chiedono, ma non l'ha viste? Cioè anche senza lente ingrandimento si vedono. E da lì le persone pensano, ma allora Zuntini ha periziato altri bossoli, non erano quelli. È qui che inizia un po'. E le ogive, non si parla mai di ogive. Quando parlano di ogive, nello stesso omicidio trovi ogive con 6 rigature, ogive con 2 rigature. Ebbene, ma allora il killer cambia canna in fase di omicidio, toglie una canna, ne mette un'altra. Una lascia 6 righe, una ne lascia 2. È vero, la pistola ha una sua vita, come noi, no? Mettiamo le rughe nel corso del tempo, però da 2 righe a 6 righe nello stesso omicidio mi sembra un po' troppo come differenza. Quindi sicuramente per me 2 pistole ci sono, e il 68 non è incluso nel mostro. Poi se vogliamo parlare di 68, ma i sardi... soprattutto nel 68 all'epoca, ricordiamoci il rapimento di Farouk, no? Ricordi Farouk quando Farouk Cassano, negli anni 90 credo, bravo, parliamo degli anni 90 in cui Matteo Boe era la next generation dell'anonima, era la generazione più violenta, quella nuova, e infatti ha tagliato l'orecchio al povero Farouk, ma mai si sarebbe azzardato un sardo proprio per codice barbaricino o sardo a toccare un bambino o una donna, quantomeno nel 68, non negli anni 90, che già è stato scandaloso, perché... E quindi io ho i dubbi che quell'omicidio sia fatto da sardi, ho i miei dubbi, avrebbero ucciso l'uomo ma non la donna. Sì, perché allora se inquadriamo quel delitto nel... Come un delitto organizzato da all'interno di questo gruppo, poi si è discusso molto sui nomi, perché è un gruppo, anche questo, a figurine quasi intercambiabili, no? Torniamo sempre al gioco delle figurine. E chiaramente si è discusso molto del movente, quindi a volte è stato prospettato un movente di tipo economico, no? C'è la famosa questione dei soldi, dell'assicurazione, delle cambiali, eccetera, eccetera. A volte il movente della gelosia, a volte un movente combinato tra le due famiglie che a un certo punto hanno visto coincidere i loro interessi. Però è chiaramente un movente che ha lasciato molto spesso molti dubbi. No? E tu hai detto che hai molti dubbi. Io, perché? Riguardo al movente, se non fossero stati sardi, ho i miei dubbi che sono stati sardi. Lei stava organizzando qualche cosa, qualche business, qualche cosa di diverso con lo bianco? Io cercherei il killer fuori dai sardi, o se fosse sardo, Francesco Vinci. Perché leggendo le carte e seguendo i consigli dei mostrologi sardisti, che sono sicuramente più bravi di me, ecco, Francesco Vinci emerge tra i maggiori sospettati. Però ho i miei dubbi che sia sardo
anche tutti quei colpi, no, Lorenzo? Quattro colpi a lei, quattro colpi a lui. Un sardo non spreca colpi. Chiedi a un sardo se spreca colpi. Non li spreca. So, due colpi è una domanda che non ho mai avuto modo di fare. Non conosco diversi sardi, però. Ma non perché son tirchi, per carità. No. È perché loro non fanno quella... Gli bastano due colpi. Non ne fanno quattro per uno. No. Non ne fanno. Quindi questo per me è il 68. Poi c'è quella figura di quel Francesco, quel ragazzo giovane che seguiva... che seguiva lei, a me suggestione, penso a Narducci, perché l'età c'è, no? Quello, non so se ricordi, Francesco Vinci racconta che la Locci, c'era un Francesco che la seguiva col motorino, che lei ha respinto perché era troppo giovane. Lì Narducci c'aveva 19 anni nel 68, quindi sì, è chiaro che su questo presunto amante respinto della Locci, no? Che si muove in motorino, che la segue, che lei si dimostra spaventata, lo racconta anche al Barranca, se ti ricordi, che Barranca era il cognato dello Bianco, no? Quindi un altro dei pretendenti, diciamo così, della Locci. Sono state fatte diverse illazioni, no? Qualcuno ci ha visto Giancarlo Lotti, tu per età, per una questione anagrafica, no? Ci vedi Narducci. Altri hanno detto che poteva essere lo stesso Francesco Vinci, che furbescamente... Guarda, io parlo per suggestione, Lorenzo, suggestione. Sì, è chiaro che ci vedo Lotti. Lotti non sarebbe mai riuscito a integrarsi in un gruppo come quello dei sardi o dei siciliani. Lotti sarebbe stato picchiato dalla mattina alla sera e evitato come la peste. Queste sono persone che non vengono, non possono entrare dentro il bar frequentato da sardi o da siciliani. Lotti, ma quando mai? Anche, è l'estrazione sociale, anche i vigilanti. Non poteva frequentare quei quattro contadini. Non si sarebbe mai abbassato a quel livello. Sì, si può prendere un bicchiere di vino alla taverna, ma poi basta. Cioè, sono estrazioni diverse. Un guerriero, uno abituato a fare la guerra, legionario, fascista, che si accompagna con questi qui. No. Quindi tu dici sostanzialmente, siccome si tratta di un gruppo di immigrati, no, che vivono in Toscana sin dalla metà degli anni 50 circa, no? Sono arrivati i primi, poi sono arrivati gli altri, hanno creato questo gruppo che è abbastanza chiuso, no? Che è abbastanza refrattario all'aprirsi, no? A qualcuno che sia di esterno alla loro mentalità, al loro modo di fare, al loro stile, no? Tu dici, se questo delitto è stato fatto all'interno di quel gruppo, è uno che per forza quel gruppo lo conosce, c'è in confidenza e nel tempo ha saputo entrarci e ci gravita in qualche modo. Oppure parliamo di uno che non c'entra assolutamente nulla e che... Io Lorenzo guarderei o Francesco Vinci o i siciliani, ma su Francesco ho i miei dubbi, avrebbe ucciso in maniera diversa, essendo allora, sardi. Flavio Tiberio ci chiede: sardi molto diffidenti avrebbero dato in carico un ruolo di un individuo esterno, perché questo? Perché molti ritengono che quel delitto è stato fatto all'interno di quel gruppo, però ci sia un Mister X che non sia mai emerso. Quindi c'è questa teoria: a un certo punto i sardi avevano interesse a ucciderla, però hanno incaricato uno, o per soldi o per uno scambio di favori, che ha eseguito il compito, quindi ha fatto questo delitto. Poi, per il proseguo, qualcuno dice: questo è il mostro di Firenze che ha continuato, no? Perché quel delitto ha creato in lui una sorta di suggestione, innamoramento, che poi l'ha spinto a ripeterlo in serie, oppure è finita lì, quel delitto finisce lì e gli altri non fanno parte della serie. Quelli dal 74 in poi sono il mostro di Firenze e questo si conclude qui, no? Quindi il killer che viene assoldato,
quanto ritieni che sia, possa reggere questa, questa ipotesi? Non sono d'accordo con Flavio. L'ultimo anno l'ho passato precisamente a Villa Cidro, quindi nulla passa inosservato, nulla, in ogni momento sei controllato, qualcuno ti vede. Oggi pensiamo all'epoca, io non credo che i sardi, il lavoro se lo, chi fa da sé fa per tre, il lavoro se lo fanno da soli, perché lì poi interviene un altro fattore. È vero, io ti assoldo, tu mi fai l'omicidio a me, a parte che un sardo proprio non, per orgoglio non lo farebbe mai, se lo fa da solo. Perché ti ricordi, ci sono anche le famose dichiarazioni di Francesco Vinci, che esce dal carcere e viene intervistato da Spezzi e fa questa ipotesi dicendo: Mele conosce sicuramente l'esecutore di questo delitto, ma non ha mai fatto il nome, perché probabilmente è un nome che non si deve fare, ed è forse un killer che entra in quel delitto per uno scambio di favori, forse perché nella malavita può succedere che fai uno scambio di favori perché devi qualcosa a qualcuno, e questa è la teoria del killer mai identificato, che però fa parte di quel gruppo in qualche modo, che però tu ritieni che come... No, perché poi sai, tu lasci una persona che sa troppo di te, lo lasci, dovresti uccidere anche dopo, dovresti uccidere anche il killer, lasci uno così libero di... Ma un sardo, ragazzi, chi conosce i sardi non assoldano nessuno, i sardi lo fanno benissimo da soli. No, poi anche tutti quei colpi, secondo me è una cosa più siciliana, no? I siciliani, stragi, non lo so, io non penso che Mele avesse bisogno di assoldare un killer in qualche modo, che poi un omicidio si paga, tu dici scambio i favori, oddio, per carità, però non è modus operandi dei sardi. I sardi i panni se li lavano a casa benissimo da soli. E ragazzi, la Sardegna è un posto che per fortuna che ha tenuto integri la sua cultura, e nella sua cultura c'è quello di guardarsi le cose proprie da soli, no, non le mettono in mano agli altri, no. Ascolta, dato che tu ci hai fatto cenno, quindi è una cosa interessante, hai detto che sei stato a Villa Cidro per un anno. Sì, divertente. Quindi ci sei stato abbastanza, un periodo abbastanza lungo. Quindi non credo che tu sia andato a Villa Cidro in villeggiatura, no? Perché non è... Sono stato per scopi di ricerca, sono stato lì e mi sono divertito, ho fatto ricerche, nonostante io sulla pista sarda mi reputo ignorante, perché ignorante sono, però ho avuto modo di apprezzare la cultura sarda, il posto, i luoghi. Molte bugie che magari i sardi prendono per vere sulla storia, sulla vicenda di Antonio Pili, Barbarina Steri, molte bugie vengono prese per vere, ma alla fine sono bugie, no? E solo stando lì sul territorio le puoi, però lì veramente capisci che sei controllato, non puoi far nulla. Ma quando parli di bugie, no? Hai fatto riferimento alla conosciuta vicenda della morte di Barbarina Steri, no? A cosa ti riferisci esattamente? Ma bugie anche a livello documentale, noi prendiamo per vero ciò che ha scritto sui documenti o sui giornali. Io sono rimasto abbastanza, ma neanche scandalizzato, quando, sai, arrivando lì le prime cose che cerchi, leggi il libro di Cecioni Monastra, cerchi la casa in campagna di Salvatore Vinci, quella sì, dove è andato Cecioni, oppure cerchi il luogo dove Barbarina sei isolata insieme a Antonio Pili, no? Ti ricordi che poi li hanno trovati i due amici, uno sordomuto, gesuino, i due, sì, amici, sì, 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 sì. Ecco, non è come dice il giornale o come dice la sentenza Rotella, perché il campo era sì di Antonio Pili, dove c'erano gli ulivi, ma non è quello dove dicono loro, è qualche centinaio di metri più in là,
E questo lo vuoi sapere come? Se conosci la famiglia Pili, se conosci il fratello che è vivo. Adesso Antonio Pili è morto. È morto, scusate, io non so di Auristano, pardon, qualche anno fa, forse 2010-2012, Antonio Pili, che era possessore della Calibro 22, attenzione. Ma il fratello è vivo, una persona genuina, squisita. E uno chiede è lecito, rispondere è cortesia, e ha risposto, era anzi molto contento che qualcuno era interessato, e mi ha detto: guarda, il luogo è questo qui. Però devi insistere, perché lì per lì lui ti dice: noi siamo una famiglia di ferrovieri, la ferrovia sta lì a Villa Cidro, quindi capisci, sta al centro del paese, non è in località vicino alla montagna dove c'è la sorgente, dove è scritto il giornale. Quindi insistendo, ma se lui diceva: no, non ci sono, non abbiamo terreni, non ci abbiamo mai avuti. Però poi insistendo ho scoperto che un terreno c'era, e non era lì dove dice è posto, o dove alcuni documentari, ma un po' più là. Cose così, non so poi. Oh, quindi sei stato un anno, hai detto, no? Sì. Beh, quindi penso che hai avuto modo di studiare abbastanza, perché in un anno si possono fare diverse cose. E ovviamente io non ti farò la fatidica domanda, però già mi arrivano sul cellulare un sacco di amici che me lo chiedono, no? E la fatidica domanda hai capito già qual è, no? Come fai a avere sul cellulare? Vedo... Allora, non c'è pubblico, anche se c'era pubblico, è giusto che non sono interessati a me, perché non ho tutti. Però chi è che sono 17 spettatori attuali, quindi quale domanda? Salvatore Vinci è vivo, l'hai visto, l'hai conosciuto? È ovvio, no, tu lo sai che noi anche a Radio Florence abbiamo avuto diversi interventi diretti del famoso anonimo Giovanni, no? Ti ricordi? Giovanni che ci disse in diretta: guardate che io sono stato a Alfocea, credo che si chiama Alfocea, un paesino piccolino che è sopra Saragozza, adesso non vorrei sbagliarmi, però sì, parliamo della Spagna, quindi lì, lui è vivo, vive lì, è iscritto all'AIRE, che è l'Associazione Italiani Residenti All'Estero, c'ha pure il campanello che puoi suonare, no? Ci ha dato queste informazioni, no? Un po' tutti si sono scatenati su questa vicenda, no? E poi ovviamente lì hanno tutti Giovanni, con che dialetto parlava? Era toscano, romano? Ma Giovanni è... parla l'italiano, non ha un dialetto marcato. Non si percepiva che era sardo? No, questo no, assolutamente no. Però lui... è voluto restare anonimo, quindi questo lo sottolineiamo, no? Quindi quando si parla di anonimi sempre massima prudenza, ma non per sfiducia, però chiaramente, visto, gli anonimi negli anni ne abbiamo sentiti tanti, questa vicenda. Però lui intervenne, ci telefonò e ci disse queste cose, no? Allora, quando sentiamo nominare Villa Cidro scattano subito campane d'allarme, la prima cosa che vogliono sapere tutti è se Salvatore Vinci è vivo. Ti faccio due domande, Lorenzo. Ti faccio due domande. E se Giovanni fosse un... Ma sì, secondo me è stato in Spagna, Salvatore. Secondo me è stato in Spagna. Ma ti faccio una domanda. Quando tu sei anziano, sei del 35... Quindi adesso sei vivo a esattamente... 85 80, anni, 86. Più, 87. Quindi. Ecco, tu quando sei anziano... Io non voglio andare presso ai proverbi che si dice hanno sempre ragione. Uno quando è anziano solitamente vuole morire a casa sua, o no? Sì, di solito si dice così. E tu moriresti da solo in Spagna con la tua famiglia da un'altra parte? In teoria no, con la badante a Santo Domingo o a Marbella quando tutta la famiglia tua sta da un'altra parte. Credo di aver detto tanto.
Quindi sei stato un po' enigmatico, ti sei mantenuto un pochino sul... Sai, quando uno è anziano vuole stare vicino alla famiglia, agli amici. Io credo. Quindi, insomma, tu in questo anno a Villa Cidro hai avuto in qualche modo sentore, no? Che questa... Di questa presenza, di questo Esatto, fantasma. sì. Sì, perché effettivamente parliamo di un fantasma, perché ricordiamoci un po' la condizione. Salvatore Vinci, correggimi se sbaglio, non risulta né vivo né morto, perché un certificato di morte non c'è. Morto non risulta. Morto non risulta, vivo Risulta neanche perché è irreperibile. irreperibile, irreperibile. Irreperibile che è quindi un Ah, morto vivente o un vivente no, morto. tu sai, se al comune tu risulti irreperibile, ma comunque nel comune di nascita, quando tu muori, dopo un anno, 2 anni, 3 anni, comunque poi arriva il fatto che tu sei morto, eh? Arriva sempre sul comune di nascita, sempre. Io morirò a Milano, speriamo tardi, e poi dopo un po' di tempo a Roma daranno l'avviso, è morto. Sì, quello anche se tu ti sposi in Australia, mandano il certificato Quindi se di matrimonio tu al anche comune con i tuoi occhi guardi nome e cognome irreperibile, io non so quanto possa essere morto il fantasma. Non lo so. Però lì. c'ho una leggenda, questa ci tengo a dirla. C'ho una leggenda sui Vinci, quindi prendetela con le molle, ma anche no. Quindi Villa Cidro, prendete Via Nazionale. Arrivate da Google Maps, arrivate da due menti all'unisono, Bernardo, vabbè. Arrivate Sì, da. vabbè, Bernardo è sempre un burlone. Arriveremo dopo a Bernardo, arriveremo anche a Arriviamo dopo a Giulietta. Bernardo e lo castigheremo, quindi. Bravo. Allora, prendete Google Maps, arrivate da Villa Soro o Vallehermosa e andate verso Villa Cidro. Arrivati a Villa Cidro, entrate sulla via principale che taglia Villa Cidro totalmente, è via nazionale. All'inizio, proprio all'entrata del paese, trovate una curva e un ponte che io ho denominato, quindi è una denominazione d'origine controllata, l'ho dato io, il nome, il Ponte del Dolore. Questa ci tengo a dirla, saranno contenti i sardisti, spero. In quanto è vera, ragazzi, lo so che è drammatica, però è vera. Il papà di Salvatore Vinci, Antonio, presumo, devo andare a controllare, negli anni 50, quindi Antonio era piccolo. Ecco, ho trovato anche la casa di Antonio da piccolo, non di Salvatore da piccolo. I sardisti non la sanno. Cioè, ecco, sta a Villa Cidro tanto tempo. Benissimo, torniamo al Ponte del Dolore. Quindi il papà di Salvatore, Salvatore era piccolo e il papà di Salvatore Antonio scendeva col mulo da Villa Cidro e andava a Vallehermosa. Appena uscito da Villa Cidro, proprio all'entrata di Villa Cidro, c'è questo ponte che è alto 3-4 metri, lo trovate su Google Maps, poi chi vuole gli manda la foto. E erano parecchi giorni che lui aveva il dolore, cioè aveva il dolore ai denti, Antonio Vinci. C'era un dolore ai denti insopportabile, così insopportabile che un giorno è arrivato sul ponte e per vincere questo dolore ai denti, lui non voleva andare all'ospedale. La moglie gli diceva: va all'ospedale. Lui: no, no, all'ospedale, sai, uomo duro, sardo, all'antico, no, all'ospedale non vado, è pericoloso. Ci avevano paura forse perché gli ospedali non andavano bene. Allora lui per vincere questo dolore si è buttato dal ponte, per causarsi un dolore maggiore a quello che sentiva. E mi sembra si ruppe una gamba, un braccio. Questa, ragazzi, io non me la sono inventata stanotte, è una leggenda che attualmente fa parte della famiglia Vinci. Io ho dato il nome è Ponte del Dolore, ma la leggenda è questa. Quindi Antonio Vinci, per vincere quel dolore forte ai denti, si è provocato un dolore maggiore. E questa è una leggenda che dovevo dire prima. Che quindi tu dici, se ti rechi a Villa Cidro, entri in confidenza con qualcuno del paese,
è una storia che magari la puoi sentire raccontare. No, la senti raccontare in famiglia Vinci. Ah, quindi questo dimostrerebbe che tu in un certo modo hai avuto modo di... Sai, un uccellino, un Barbagianni, mi ha raccontato questa leggenda. Chissà se è vera o è falsa. Comunque è stata un'esperienza bellissima, Sardegna stupenda, anche Villa Cidro. Non andate a Villa Cidro a rompere le scatole, perché i sardi vi faranno fare giri a vuoto e si divertiranno. Soprattutto Salvatore Vinci ha degli omonimi che sono vivi e stanno a Villa Cidro e so dello stesso anno, quindi ci sono casi di omocodia addirittura, e quindi non cercate perché non trovate, non fate giri a vuoto e lasciate perdere. Vedo Lorenzo bloccato, adesso speriamo che cambiamo discorso, perché io sui sardi poco posso dire, quindi siamo comunque in diretta, aspettiamo un attimo che arriva Lorenzo. Ho tenuto qualche punto da farci stasera, sono solo, quindi Lorenzo era partito sul, siamo arrivati ai sardi, era partito sui nostri studi, sui miei studi, Bernardo, un camionista super dotato, la fiera del quoziente intellettivo alto, Bernardo, come il tuo non ce l'avremo mai alto, vabbè, continuo da solo. Quindi un paio d'anni fa mi sono cimentato, la mia prima pista, come tutti i mostrologi, è stato Gites. Quindi i mostrologi solitamente sono persone che si accostano alla vicenda, mostre Firenze, ma Natalino dove era, in macchina altrove, dichiarazioni credibili. Non mi chiede queste cose, Flavio. Quindi come tutti i mostrologi mi sono accostato a una pista e sono rimasto focalizzato lì per circa un annetto, qualche mese. Mi piaceva tantissimo la teoria vista dei mandanti. Piano piano, studiando, chi studia, trova solo sempre più dubbi, soprattutto anche sui mandanti, perché la teoria dei mandanti si regge su Lotti, e questo è un problema, perché chi studia bene Lotti non crede a Lotti, altrimenti l'avete studiato male, scusate, però io non credo a uno che vede, uccide un uomo e non sa dove l'ha ucciso. Scusate se sono così tanto complottista, ma sì, non ci credo. Però c'è sempre un però, che alcune cose sui mandanti, a parte Lotti, ritornano. E quindi niente, ho iniziato il Gides, poi studiato i merendari insieme a Lotti, poi da merendari sono passato a studiare Narducci, poi dopo Narducci sono passato ovviamente insieme a Narducci, tra Dunion anche Carlizzi e Tommaso D'Altiglia, ho fatto un bel percorso, ho studiato parecchie piste, le ultime piste, Giobbe Vilacqua, che veramente sì. Ecco, qui c'è Bernardo, poi adesso parliamo a Giobbe Vilacqua, Bernardo, perché non è che potete sfuggire tutta la vita, e quindi non so come continuare, adesso non c'è Lorenzo, lo faccio rientrare, forse mio. Da che partiamo? Datemi un consiglio, partiamo da Narducci. Ecco, ritorniamo un attimo al punto di prima, le indagini, quindi che facciamo? Richiediamo gli atti, continuiamo queste indagini su chi? Su vigilanti, che non c'è niente, c'è nulla, non c'è niente. Continuiamo le indagini sull'uomo di Cochi? Su Stefano Paoli o quello o quell'altro, il nome sta scritto sui fogli, l'ha messo lui, io non so se sia Stefano Paoli, spero di no, perché con la procura Stefano Paoli c'ha poco a che fare, molto poco a che fare. Sentì parole come resumiamo, no, alla carica garibaldina, resumiamo, compariamo il DNA alle tre lettere. Ma che compari?
Ma perché? Se ha quattro fratelli e una sorella viva, ma che compari? Ma che riesumi? Ecco, questi sono i miei dubbi. No? Quando sento certe cose, io, ma riesumiamo. Ma che riesumi? C'è mezza famiglia viva. Prendi una sigaretta da terra, che è anche legale, fai comparazione alla scientifica, se fa match, allora riesumi e hai quello che ha leccato le buste ai tre magistrati. Facile. Dove non c'è logica, c'è menzogna solitamente. Anche stessa fazione, no, perché i DNA sono stati comparati a tutti i maggiori sospettati. Ma di che? Ragazzi, mi tirate fuori il romano volgare, io non vorrei, ma poi esce, ma di che? E io con cortesia, anche gentilezza, vado sotto questa TV, queste persone, ma ragazzi, guardate, qui c'è un errore, con garbo e gentilezza. Poi Lorenzo, t'avevo perso. Sì, avevo perso la linea 2-3 minuti, ma sono rientrato. Sono passato all'uomo dei cogli. Allora, eravamo rimasti all'uomo al ponte del dolore, no? Che è un aneddoto che ci ha raccontato durante la tua permanenza a Villa Cidro. Sei rimasto oltre un anno e ci hai raccontato delle cose interessanti, su alcune non sei voluto andare oltre, magari in altre occasioni, se vorrai lo farai, però qui ci siamo fermati, no? Perché non voglio forzarti a rivelare cose che magari, se lo vorrai, lo farai. Certo, sempre tempo. C'è sempre tempo, no? Visto che siamo ancora giovani, no? Per fortuna abbiamo ancora tempo, no? Quindi, Villa Cidro non è stato l'unico posto in cui tu sei stato per studi relativi al nostro di Firenze, perché tu inizialmente abitavi in Albania, o sbaglio? Parliamo anni fa. No, io sono sempre anni fa. Ho sempre la famiglia a Roma. Poi per lavoro sul PC, per lavoro nel campo del gaming, quindi i giochi. Essendo che il gaming, per motivi di tassazione, sono realtà che in Italia non esistono. Non esistono proprio. Quindi trovate aziende e società che si occupano di gaming in Lussemburgo, Malta, Albania, Germania, ma non in Italia, perché le tasse sono troppo alte. Quindi sì, anni fa ero in Albania, poi sono passato a Malta e poi sono approdato a Villa Cidro. Ti vedo bloccato, non ti sento. Ecco, adesso dovresti vedermi. Sì, sul mostro sì, sul mostro io per ricerche sul mostro ancora non ho messo piede in Toscana, cioè sono stato parecchie volte in Toscana, ma non per ricerca. Prossimamente, se qualora uno dei mostrologi all'ascolto, qualcuno che è, mi vorrà ospitare, io approfitterei o comunque è nel mio futuro, comunque l'approdo in Toscana è scontato per seguire con ricerche. Ma no, io cerco... Io mi ricordo che la prima volta che ho sentito nominarti la tua voce, tu eri in Albania, no? Sì. E hai subito dimostrato di voler entrare questa ricerca con molta determinazione, no? Ma lì era una fase gideiana, giuttariana. Cioè, e in quel frangente tu eri abbastanza giuttariano? Sì, perché questo è l'errore di tutti i mostrologi. Si fissano su una pista e rimangono lì. È un errore. Secondo me vanno viste tutte. Almeno per conoscenza. Non è che chi le vede tutte poi ha il segreto in tasca, assolutamente. Ma per conoscenza, sono tutte curiose. Anzi... Vedi, nel GIDES è pieno di documentazione e informazioni riguardo i sardi, è pieno. Franco Mandelli, Gianni Boara, è Vigna che esce da casa della Ghisu con la valigetta piena di dollari. Quelle su GIDES stanno, ma si parla dei sardi, dei Ghisu, e quindi dei Vinci. Ma quindi
Allora, siamo arrivati alla conclusione sul 68, poi magari ci ritorneremo dopo, no? Andiamo direttamente al 74, che tu identifichi come il primo delitto del mostro di Firenze, vero e proprio. Molti la pensano così, no? Tu hai parlato del depistaggio, ma lì andiamo già al 1982, no? Il famoso delitto di Baccaiano. Il 74 e poi ci sono 6-7 anni per arrivare all'81, quindi una pausa molto lunga, quindi anche escludendo il 68 ne avremo uno e poi 7 anni di pausa. Tu che idea hai del delitto del 74 e di questa pausa che poi per arrivare a quelli degli anni 80? 74, abbiamo poca documentazione, quella che c'è è ambigua, quindi però troviamo delle similitudini con casi, adesso ci siamo avvicinati, abbiamo visto un pochino Serena Mollicone, che può entrarci Serena Mollicone col 74, che c'è, che ci può essere di simile, e ve lo dico io che c'è di simile, il modus è sempre lo stesso. Innanzitutto c'è un killer che non si sa chi è, iniziamo, il sospettato, per Serena i sospettati erano carabinieri. Nel 74 lo troviamo a lettera BB fatta con, credo, con carta di riso, lettera BB con scritto Guido Giovannini, no? Quindi una lettera anonima, iniziano gli anonimi, già nel 74 inizia l'anonimo, che poi c'aveva il nome la lettera BB, si è risalito di chi era quella lettera, Lorenzo? No, questa francamente mi sfugge. Sono... Comunque, la lettera ai carabinieri arriva sta lettera anonima che dice: guardate, questo guardone qui che è violento, bastoni, col coltello, rompe scatole, 126 bianca. Cioè, ah, Guido ok, Giovanni. Ok, tu ti riferisci alla segnalazione su Guido Giovanni, che era un guardone molesto che era già stato visto da altre coppie e difatti lo beccano subito, no? Perché poi... Ma no, lo beccano per la lettera BB, è una lettera anonima. Quindi già nel 74 si inizia col modus operandi delle lettere anonime, che è roba fatta dai servizi, solita. Ma chi è che fa le lettere anonime? Chi? E vabbè, comunque, torniamo al 74. Quindi prendono Guido Giovannini, a parte che nell'immediatezza, e qui arriva la similitudine con Serena Mollicone, prendono Francini. E Francini dice: beh, mi hanno rubato cacciavite in macchina. Cacciavite. Ma Francini vuol dire che stava lì e che quindi ha visto. Come Carmine Belli per Serena Mollicone, chi vede viene arrestato. Ragazzi, non fate sì che voi guardate, vedete un delitto o qualcosa che non dovete vedere, perché il sospettato e l'arrestato siete voi. E il modus... Spalletti, e il modus è sempre lo stesso. Per Serena Mollicone i sospettati sono carabinieri. Guido Giovannini dirà: guardate i carabinieri, perché i brigadieri e i marescialli sono loro che guardano qua a piazzola, lì fanno i guardoni di notte, sono loro che probabilmente c'entrano. Francini, preso nell'immediatezza dei tempi, Francini gli tolgono il passaporto, lo sospettano anche giustamente perché stava lì, ma che gli avrà detto? È un verbale così strano quello dei Francini, sembra quasi falso, sembra che non c'è a domanda risponde, non c'è. Non, sì, c'è... che poi lo congedano e lui fa queste frasi ambigue, no? Se parlo io, no? C'è come farà Spalletti nell'81, ti ricordi? Che poi alla fine fece... Non parlerà e sarà scagionato, vabbè, dall'omicidio che poi verrà. Ma a noi chi ci dice che quelle sono tutte bugie, quelle da telefonata con Fabri, no? Digli di sta zitto che poi famo, che poi esce. Insomma, il modus è lo stesso. Beh, quindi Giovannini accusa carabinieri, Serena Mollicone, sono accusati carabinieri. Francini e Spalletti, testimoni immediati del fatto, arrestati come killer. Carmine Belli avrebbe visto forse Mottola in macchina con Serena Mollicone, arrestato 17 mesi dentro. Poi dopo, ovviamente
che dirà? No, non lo so se era Mottola, no, non lo so, non lo so, innocente. Ma intanto sembra che l'andazzo sia quello, quando vedi qualcosa, sembra che ci sia quella spinta a, no? a non dichiarare ciò che vedi, sembra al contrario di quello che dovrebbe essere. Quindi questo è il 74, io non lo so, Lorenzo, chi l'ha fatto, se lo sapevo, però c'è qualcosa di strano. Darici è fungaiolo e fa la strada sbagliata, vabbè, possiamo disquisire tutto quanto, ma anche Darici del 71 ci ha avuto la figlia a Caserta o a Salerno, quindi viene sempre da, e infatti Darici vede una macchina targata a Napoli, ma Tassino era di Napoli, cioè, tutti è pieno insomma di collegamenti, suggestioni, sono tutte suggestioni, Lorenzo. Allora, dal 74, giustamente, come hai detto tu, una cosa è certa, no? La documentazione del 74 è molto lacunosa, molto raffazzonata, e soprattutto le indagini vennero fatte un po' così, venne chiamato praticamente il medico, quello, il primo che hanno trovato, che scambiò i colpi di proiettile per colpi di cacciavite, no? Quindi si pensò all'inizio che fossero due morti accoltellati. Poi il giorno dopo arrivarono i risultati dell'autopsia e, trovandosi di fronte a due morti uccisi da colpi d'arma da fuoco, si ritornò sul posto, si cercò un po' di fare una ricostruzione sui bossoli, e qui nacque tutta quella... Questa dell'incompetenza è un'altra cosa che accomuna tutti questi casi qui. Compresa, sì, Mollicone, poi... io non voglio mettere Mollicone in mezzo, ma è l'incompetenza, la sciatteria, Maurri, il luminare che non usa la tecnica di rilevazione a temperatura rettale quando era prassi dagli anni 70 in poi, e tu me lo chiami luminare? No, fa più luce la lampadina, non è luminare, secondo me. Ma anche la stranezza delle impronte digitali, no? Non si è mai capito, sì. Nelle scene del crimine queste impronte digitali siano state trovate oppure no, siano state rilevate oppure no, se e come e quando, in quali delitti, no? Troviamo solo delle dichiarazioni a un certo punto nei processi in cui si dice sì, abbiamo dei frammenti qua e là che però non sono utilizzabili in alcun modo. Anche questa è un'altra stranezza, consentimi, perché comunque su una macchina di due ragazzi che vanno a fare l'amore, praticamente non è possibile che non trovi nessuna impronta. Quindi al limite avresti potuto dire: insomma, abbiamo trovato delle impronte, però erano delle vittime, erano, cioè, dire no, non si trovano, o ne trovi mezza che non puoi utilizzare per nulla, no? Anche qui, insomma, quando le impronte digitali esistevano già da prima degli anni 70, poi negli anni 80 era quasi prassi, non dico il DNA che ancora doveva venire, però questa è sicuramente un lato che ci dimostra un po' la lacuna, anche l'impreparazione Troppa preparazione a parte del mostro. Come? Forse è troppa preparazione a parte del mostro nel suo attuare uno staging, nella sua preparazione di non lasciare prove e impronte, tecnica totalmente militare da operazione. I bossoli, rimaniamo al 74, a parte l'incompetenza proprio, una ragazza uccisa con 96 coltellate superficiali, ma comunque martoriata, e non mi trovi i bossoli, non capisci che gli hanno sparato. I bossoli il giorno dopo in posizione totalmente da staging, sembrano scaricati da una pistola a tamburo, in quanto tutti nella stessa posizione, forse riconducibile al lato posteriore sinistro della macchina. Perché forse? Perché la macchina l'avevano già tolta, cioè, ma ecco, questi, noi paghiamo le tasse per queste prestazioni qui, veramente. Poi ci lamentiamo perché non c'è giustizia, ma veramente i concorsi andrebbero fatti bene. Però dai, era il 74, andiamo avanti, è dopo che mi scandalizza. Allora, il 74, passano 7 anni
e arriviamo al delitto di Scandicci, Mosciano, Via dell'Arrigo, no? E quindi è il 6 giugno del 1981, sono passati 7 anni, però dal 70, tra il 74 e l'81 ci sono molte similitudini. Perché? Perché anche qui ci troviamo di fronte a un famoso guardone, famoso perché insomma le coppie lo conoscevano, l'avevano visto, l'avevano individuato. Parliamo di due luoghi simili, perché siamo vicini a una discoteca che era frequentata da giovani, quindi coppie che escono dalla discoteca si appartano, guardoni che stanno nei dintorni, e che però nell'81 c'è questa evoluzione per cui il fenomeno dimostra di essere più ampio di quello che era nel 74, no? Perché questi guardoni cominciano a essere organizzati, ad avere quasi una struttura organizzata, no? Sul territorio, per cui controllavano le zone, monitoravano, si scambiavano i numeri delle targhe. E parliamo della famosa vicenda Spalletti Fabbri, no? Questa è una cosa che mi interessa molto, perché prima ho parlato di Francini. E allora vorrei che tu mi desti la tua opinione sulla famosa vicenda Spalletti, di cui si parla tutt'oggi. Tra l'altro non è tanto che hanno poi pubblicato i verbali di Spalletti, moglie e quant'altro. Allora, vicenda Spalletti, detto dell'81, ci sono secondo te queste similitudini col 74 oppure no? Certo. Totalmente uguale per certi versi a Francini. Troviamo una persona che vede, e qui bisogna chiederci che cosa ha visto lui e Fabbri, poi probabilmente, per mettersi così tanta paura. Tu ti metti, innanzitutto è di notte, al buio, se tu sei a una distanza di 20-30 metri, anche che c'è la torcia che riflette sui vetri della macchina, è difficile che vedi e riconosci qualcuno, però ci sta. Però per metterti paura di una persona sola, non torna. Secondo me Spalletti ha visto o un gruppo, ma tante, così tante persone, di dire, oh, qua c'è tutto il paese, devo star zitto, perché? Però, sai, additare qualcuno senza identità ti tiene comunque al sicuro, perché io vedo un omicidio adesso, dico, ho visto 10 persone, potrebbe essere chissà chi, ma forse lui ha visto qualcosa di preciso, una divisa, un lampeggiante, ha visto qualcosa che è inequivocabile. Allora, però cerchiamo di fare ordine, perché abbiamo già Lucas 78 che è molto agguerrito, no? Già prima ti ha fatto un appuntino, no? Dicendo, seguire qualsiasi pista è un errore, si devono leggere e studiare i documenti senza avere piste in mente. Quello che, no? Ho detto prima, infatti. Ho fatto poi errori partendo, come tutti, poi però ho ampliato, dice bene. Beh, diciamo, lasciando un po' la storia di tutti, no? Perché quando non conoscevamo la vicenda, se non a larghe linee, abbiamo un po' visto tutti, un giorno in pretura, Lucarelli, le trasmissioni classiche che dava la RAI, e sostanzialmente un po' tutti eravamo dell'idea che la verità ufficiale fosse più o meno quella giusta, no? Poi molti di noi, scavando a fondo, studiando, negli anni siamo arrivati a tutt'altra conclusione, no? Anche perché diciamo pure che il grande pubblico non conosce affatto tutte le teorie del mostro di Firenze, perché se tu chiedi a una persona qualsiasi della pista sarda, del serial killer unico, del rosso del Mugello, ti rispondono tutti che non ne sanno nulla, no? Ma io, perché la gente ti dice, ho visto Lucarelli, ho visto un giorno in pretura, e io so le cose quelle lì. Avevo vertito in tua assenza, avevo vertito su rosso del Mugello Cochiano, infatti non so dove ero rimasto. Che la riesumazione DNA, stavo viaggiando veramente, è pieno di parenti quello con Stefano Paoli o chi volete voi o come si chiamano, quindi prendete DNA, fate come fate Bobbis, cioè. Però così cade tutto il castello, le teorie e tutte le saghe che ne escono, non è stato il
comparato il DNA ai maggiori sospettati, Lotti, Vanni, certo lo potete immaginare, subodorare, ma se scritto non è. Narducci stesso non è stato comparato il DNA della Salma, che poi verremo dopo. Allora, chissà. Aspetta, quando tu parli di comparazione, che cosa intendi? Tu intendi noi stavamo i reperti di Scopeti. Ma chissà loro che reperti hanno, perché noi abbiamo anche fatto una puntata sulla ricerca di Ricci, che ha comparato diciamo dei reperti simulati con donatori volontari, che però, guarda caso, questi reperti simulati erano con alcuni reperti del 74, cartoline, ricordi la cartolina mandata a Gentilcore, chiamata a Bonacore? Ecco, guarda caso, Franco, cartoline, mozzicone di sigaretta del 84-85, quindi questi reperti simulati sembrano tutto meno che simulati, e guarda caso, fatta nel 2013 quando è riesumato Pacciani. Però quella fazione, quindi io dico, chiedere gli atti, perché chiedi gli atti che già ce l'hai tutti? Quindi, vabbè, ok, prima cosa. Seconda cosa, vigilanti, basta. Lo vuoi unire ai compagni merendi? Allora, abbiamo capito che vigilanti ti sta... No, per carità, io vorrei studiarlo, ma non credo mi sarà mai data la possibilità di studiarlo, in quanto a documentazione. Perché mi reputo imparziale. Oh, però torniamo sull'81, su Spalletti, no? Perché secondo te come fai a dire che si può dire che Spalletti ha visto qualcosa, o i cadaveri, o il delitto, o... Guarda, Spalletti già la sua nascita come sospettato, è già sospetta. È già sospetto. Su questo non ti piove. Prendono Spalletti, è poliziotto Guido, è vicino di casa. Poliziotto Guido con una Taunus rossa, la stessa macchina di Spalletti, che vede la targa di Spalletti, in quanto fa il controllo di fine settimana, di sera. Lui controlla e segni la targa di uno che passa. Ma quanti block notice ti servono per segnare la targa di uno che passa? Allora, la storia sarebbe così: il poliziotto Guido è un poliziotto che ha la fidanzata in un ristorantino lì vicino a dove è avvenuto il delitto, che quella sera dice di essere andato dalla fidanzata ai suoceri. Poi al ritorno incrocia la macchina di Spalletti, che non era proprio il massimo come guardone, perché andare a fare il guardone con la Ford Taurus, che è tipo la macchina dei fratelli Duke di Hazzard, no? Ti ricordi? Quindi molto visibile, su delle stradine molto strette. Quindi il poliziotto dichiara, siccome già delle coppie, amici e conoscenti, mi avevano detto che questo guardone infastidiva, io quella sera, incrociandolo, l'ho riconosciuto e quindi mi sono appuntato il numero di targa, perché la strada era stretta, quindi abbiamo avuto un momento in cui non passavamo, e mi sono segnato i primi numerini, no? Questa è la vicenda di Guido B. Io i verbali non li ho mai letti, non so se tu li hai letti questi verbali, però no, per carità, ammesso questo, Marianna mi ha corretto, poliziotto Guido ha una 500, ma chi è Guido? Una 500. Ma perché un poliziotto deve nascondere il nome suo? Sta facendo il suo lavoro, se nasconde il nome c'è qualcosa che non va. Iniziamo, perché poi dopo arriviamo a Sam, di cui sapete 3-4 nomi, perché gli altri poi sapremo perché non sappiamo i nomi, poi sapremo, poi dopo ci arriviamo, perché se facciamo delitto per delitto lo è. Andiamo sulle cose nuove. Allora, il poliziotto Guido, innanzitutto un poliziotto si deve identificare. Nome. Però scusa Alessandro, noi non sappiamo se... Cioè, io i verbali non li ho letti, sembra che non li abbia nessuno. Però qualcuno li deve avere, perché questa storia di Guido B compare in degli articoli fatti da Cocchi, no? Anni 70, Spazio 70, ti ricordi, no? Poi compaiono anche nell'altro sito del Mostro, che probabilmente li riprende anche da questi articoli di Cocchi. Quindi, se non se li sono inventati, questo poliziotto
Guido B dovrebbe esistere, no? E qualcuno ha detto già non è che la fonte a me ispira tutta questa grande fiducia. Sì, questo ne ero convinto. Ma no, però... perché non è che, per carità, se è lui che ha detto sono stati comparati tutti i DNA ai maggiori sospettati, ma di che? E io ho messo il commento sotto al video, perché poi sono un ragazzo gentile, educato, metto un commento educato, mi viene rimosso il commento, c'è YouTube Creator e cancelli quello che hai detto, non che continui a dirlo per tutta la vita, perché allora è perseverare, perché tu poi come fai a credere a un serial killer unico mai entrato nelle indagini, se non dici che tutti i DNA dei maggiori sospettati sono stati comparati, o devi dire, no? Così uno pensa, ah, hanno comparato tutti i DNA, allora è uno mai entrato nelle indagini, e non va bene così. Cioè, bisogna mantenere imparzialità e serietà, questa è ricerca e studio, qua noi non facciamo romanzi e non vendiamo abbonamenti. Ok, quindi sorvoliamo sulla questione del poliziotto Guido B, no? Guido. Io questi verbali ho cercato anche di capire se qualcuno li aveva, sembra che non li abbia nessuno. Questo è quello che so io, poi se qualcuno un giorno li dovesse avere, vediamo se effettivamente... E la fonte, come dici tu, si rivela credibile. Ma aspetta, Lorenzo, arriviamo al punto di Guido, il punto. Allora tu mi dici, prendiamo per buono quello che tu hai detto, che sicuramente è così, che Guido si è segnato la targa, almeno i primi numeri, non capisco perché tutti, almeno perché i primi, lui dice, non ho fatto in tempo, no? Già conosceva la macchina, lui dice. Era stato già segnalato, no? Ecco, lui dice, è segnalato un guardone e dà fastidio. Ma tutti i guardoni sono segnalati e danno fastidio. Io, poliziotto, mi segno la targa di uno che sta spacciando, di uno che fa cose che non deve fare. Ma il guardone è legale. Perché ti devi segnare la targa proprio dei Spalletti, proprio la sera dell'omicidio? Quando tutte le macchine stavano in giro a quell'ora, erano tutti guardoni. Erano guardoni o prostitute insieme ai clienti o fidanzati. Cioè, ce ne avevi tre. Cioè, è già la scusa che non è plausibile. Guido è uno inventato, è uno mandato o inventato. È falso, non esiste. O se esiste, qualcuno l'ha creato. E infatti, poi l'omicidio lo ritrova il solito poliziotto, a cui noi dovremmo credere che porta il figlio a raccogliere i fiori in orario improponibile, un figlio che sì, vabbè, poi iniziamo a disquisire, bambino, all'epoca non so se... Sì, parliamo di Sifone, che dice, a un certo punto siamo fermati per cogliere il Margherito, però ero con questo bambino, mi trovo questa scena agghiacciante, e quindi la prima cosa che faccio, porto il bambino lì a un bar vicino, che è quello appena scendi giù verso Scandicci, verso il paese, e poi torni su perché chiaramente a questo punto è stato scoperto questo delitto. E insomma, questa scusa delle margherite ha fatto un po' arricciare il naso a qualcuno, però... Ma io... sai, non è questione margherite o che tu hai un figlio e lo porti a giocare in bicicletta o a pallone piuttosto che accoglie margherite per l'anniversario o il compleanno della mamma, non mi ricordo, scusate, a memoria... però credo ci fosse un anniversario di matrimonio, quindi non è quello, è l'orario, che è mattina presto, è l'orario che è strano, non è ora. La fonte, come se io dovessi credere che a Firenze, a Scandicci o dove a Mosciano manca l'acqua, non c'avevano l'acqua, tutti a fonti, andavano tutti a fonti, no, ma è pratica utilizzata, sì, ma anche no. E poi soprattutto, hai visto dov'è Via dell'Arrigo, lì dove è stato l'omicidio? Ma troppe vie c'hai per fare margherite, ma anche come ti fermi dalla macchina fai margherite, non devi entrare lì dentro su una strada sterrata in discesa per andare a trovare un corpo. Poi Sifone si renderà responsabile di una testimonianza abbastanza ambigua per quanto riguarda che lui è l'unico che vede segni di trascinamento dalla vittima. Sì, perché lui dice, guardate che voi non avete rilevato segni sull'erba del trascinamento del corpo perché siete arrivati 2 ore dopo, ma io in realtà li ho visti. Cioè l'erba era schiacciata, come se la ragazza fosse stata trascinata per terra e non sollevata, no? Ecco, e poi è anche sulla borsa. Non mi ricordo, lui vide la borsa chiusa
e invece gli altri l'hanno vista aperta e rovistata, lui invece l'aveva vista a borsa chiusa. Questa non ti ricordi, ma c'è. È un altro particolare che chi può va a vedere sui verbali. È un'altra cosa strana citata dal sifone in udienza o in verbale. Cercatela che la trovo. Oh, benissimo. E quando viene sifone poi va denuncia questo delitto, quindi ormai il delitto è stato scoperto, perché Spalletti entra nella vicenda? Perché Spalletti viene segnalato da una telefonata anonima giunta in questura 5 giorni dopo, diciamo al giovedì sera, cui un anonimo di Scandicci dà proprio il numero di targa, dice: guardate che sul luogo del famigerato delitto si è aggirata la macchina di Spalletti, che era sempre il famoso generale lì, quindi molto visibile, che insomma facevi fatica a non vederlo Spalletti nelle stradine di Scandicci, no? Perché Fortauro è una macchina grossa, vistosa, no? Ed è in base a questa telefonata che poi vanno a interrogare Spalletti e della moglie a inguagliarlo, no? Perché la moglie dice, lui mi raccontò del delitto già la domenica a pranzo, e lui disse: l'ho letto sul giornale, no? Sul giornale non era potuto uscire niente. Sospetti. Prima la sospetti, moglie, poi il bar. Spalletti comincia a dire un sacco di cavolate, no? C'è la storia della prostituta presa sul Lungarno, tutte queste storie qua, che poi viene smascherato. È vero, perché lui si difende creando l'alibi che era andato a prostitute. Lui, che poi è cristiano praticante al limite, ha dato il nome di tutti i profeti ai figli, eppure come alibi si inventa la prostituta. Oh, tra l'altro abbiamo anche nonno Giampi, no? Che fa una domandina, Lorenzo contro Lorenzo, no? Però questa sera non è che Lorenzo contro Lorenzo, questa sera la puntata è dedicata a te. Io non sono nella veste di tuo soggetto contraddittorio, capito? E quindi ho voluto fare questa puntata speciale perché dopo 2-3 anni che insomma ti ho visto molto, molto attivo, molto sul pezzo, che rompo le scatole, hai detto: fammelo invitare, così. Esatto, facciamo una puntata speciale in cui finalmente facciamo un po' il punto della situazione. Sì. Quindi nulla, abbiamo parlato di diversi elementi, siamo arrivati a vigilanti anche a quell'altro, quindi lasciamo perdere nuove indagini perché non so dove ci porteranno. Non so dove vuole ripartire Lorenzo. Lorenzo sta tenendo la linea di tutti i delitti, quindi presumo che dopo arriveremo a Calenzano, poi a Giovoli, poi all'84, poi all'85. I delitti li so, secondo me c'è uno staging attuato, ovvero i bossoli mancano sempre, c'è un'incompetenza generale degli inquirenti, non è dovuta secondo me a incompetenza, ma è proprio... Che potrebbero pure averlo fatto apposta a questo punto qua, perché errare umano ma perseverare è diabolico, quindi soprattutto nei delitti dopo l'81, dopo l'82 si sapeva che era mostro. Ora io sono un fervido credente del depistaggio e credo che solitamente matematicamente il depistaggio lo fa o il killer o chi per lui. Quindi io penso che nell'82 spampinato, allegato la pistola a Signa, quindi non guardate i delitti su 4 ma su 5, e tutto è partito a Borgognissanti. Perché? Perché la lettera anonima che indirizzata a Della Monica, come tutte le lettere anonime, poi non ce n'abbiamo prova, non c'è contezza, anche se ci fosse prova e contezza, a mandarsi una lettera da solo ci metto 2 secondi, quindi... Sicuramente esiste anche la lettera anonima. Per arrivare dove? I compagni merenda. Arriviamo ai compagni merenda. Non credo assolutamente a una parola che dice Lotti. Lotti ha mentito a tutti gli omicidi, e chi dice il contrario, no, ma qui è vero, qui non è vero, qui ricorda male. Ma come fa a non ricordarsi che i tedeschi sono morti dietro sul furgone sdraiati
quando lui dice ho sparato, uno stava davanti al posto di guida. Ma che stiamo a dire? Non si può credere a un killer che uccide uno che sta in un posto sbagliato, dove, che ha fatto, è morto, ha camminato da solo. Non ci stanno prove che il tedesco scende sangue che portano, c'è un proiettile nei sedili, ma non c'è una scia di sangue che porta il tedesco da davanti a dietro. Tra l'altro non credo neanche che quei sedili erano reclinabili, ma anche fosse. Quindi Lotti non sa dove ha ucciso i tedeschi, in teoria. Entra nell'83 e si confessa assassino e killer, perché? Perché gli serviva agli inquirenti uno più alto di Pacciani e Vanni, che era Lotti, perché altrimenti nessuno avrebbe creduto a Pacciani e killer, perché i colpi sulla carrozzeria del furgoncino sono troppo alti. Quindi Lotti, hai detto che c'eri e facevi il palo, e mo di pure che hai sparato. Potrebbe essere, visto che lo stesso Lotti dice io sotto protezione, testimoni pagato da noi, ero imbeccato dai carabinieri, cioè andavano regolarmente i carabinieri a dirmi cosa dovevo dire in udienza. È scandaloso, dice lui. Quindi che gli hanno detto questi? Chissà. Quindi per 83 non c'era, non sa manco dove stanno i morti, vabbè. 82, Lotti è scandaloso, più che scandaloso che mai, roba veramente da comiche. Lotti arriva e dice, e Filastò, poi non era l'ultimo arrivato, poi anche lì Filastò ha capito che era tutta una farsa, poi uno si, ma perché io devo studiare quando è tutta una farsa e perde tempo? Andiamo avanti con sta farsa, scusate la sincerità, ma Filastò ci ha provato, poi basta. Che va da Lotti e gli dice, ma sta strada che tu hai preso, Pandallì, è sbagliata, cioè non è possibile sta strada che tu hai detto, dove hai parcheggiato la macchina, la strada che hai preso per arrivare a via Virginio Nuova insieme a loro, non è possibile. Allora Lotti, il giorno dopo dice, no, non l'ho detto io, e Filastò gli tira fuori il foglio firmato da lui delle sue dichiarazioni e dice, no, non è vero nulla, non è mia qua firma. Cioè Lotti nega la sua stessa firma, la sua stessa scrittura. Quindi l'82 è scandaloso. L'82 fatto in due minuti, perché che se ne dica, l'ultima teoria avanzata per tentare di allungare i tempi su Baccagliano è falsa e scandalosa, è tesa proprio a allargare i tempi. Potrebbe essere tesa a allargare i tempi, ma i tempi sono corti, rimaniamo sui due minuti. Lorenzo, non ti vediamo, non ti sentiamo. Comunque. Adesso provo a... È uguale, sto a Baccagliano. E perché? Perché due minuti sono pochi. E in quei due minuti Lotti dice, ma ho discusso con Pacciani. Ovviamente Lotti è il palo della situazione, che non fa mai il palo. Il palo deve fare il palo. Cioè Pacciani rischia 20 o più anni in galera, tutti quegli omicidi, per portarsi appresso un ubriacone celebro leso, perché quello è celebro leso, è il pagliaccio di San Casciano, di Ponte Rotto, Lotti, e devi far palo, ok, e io questo ho disponibilità, ho il pagliaccio, ok, il palo se fa che ti metti a 100 metri, quando arriva la macchina mi fai i fari, no che sta in mezzo alla scena del crimine, perché non va bene così, questo non è un palo. E allora, se non è un palo e non è un killer, io che me lo porto a fare? Questa storia non c'ha fondamenta, è tutto falso, è tutto chiaramente falso. Non esiste che Lotti è mai stato su una scena del crimine, non esiste, non è possibile. Quindi Lotti, piano piano, nei due minuti, mi dice, ho litigato con Pacciani, perché era per l'omicidio, e me ne sono andato piano piano. Quindi durante Baccagliano, che è l'omicidio più veloce del mostro, un minuto e mezzo, due minuti, lui litiga con Pacciani e piano piano se ne va. Ecco, e noi dobbiamo farci offendere la nostra intelligenza da cotante, è uno scandalo. Ragazzi, io non posso, scusate, ma Dio mi ha dato un cervello, seppur limitato e con basso quoziente intellettivo, ma non posso arrivare a sto punto da farmi prendere in giro. A tale, quindi questo è l'82. Arriviamo all'84.
84 gli fanno le domande a Lotti, ma è stato sparato in testa a lei? È stato sparato in testa? Sì. Non è vero, non è vero. Quindi 84 anche è andato avanti così. L'85 arriviamo al culmine dell'apoteosi, della violenza sull'intelligenza umana. Neanche una scimmia, uno scimpanzé potrebbe credere a cose del genere, quando, cioè, qui è lo stesso Lotti Coppucci che entrano in contraddizione tra di loro. Qui stiamo a parlare di Gianni e Pinotto. Questi in teoria sarebbero passati lì al pomeriggio, no? Passati, quindi già sono in discrepanza con le dichiarazioni di Chiarappa, De Faveri, che sono scandalose, perché sono scandalose, lì entriamo nel vero scandalo, come tutti i testimoni arrivati dopo 20 anni che accendono, come qualsiasi testimone gira con una macchina fotografica senza rullini, c'è qualcosa, no? Perché testimoni li vede lì per 5 ore. Innanzitutto, coprimo se dà la falsa testimonianza, io te do una mano, forse, con la macchina rossa, te posso dare una mano, ma comunque sempre girati le spalle, non li vedo mai in faccia. Quindi, dai 3 di pomeriggio alle 8 di sera, a fa in mezzo a Via dei Giocoli, a farsi vedere da tutto il paese che l'avrebbe riconosciuti, e invece li vedono solo loro, che non li vedono in faccia, come due manichini del Lupin, sarebbe stata la stessa cosa, scandaloso. Però non coincide con la testimonianza di Lotti. Quindi che fai? Che credi a Chiarappa o credi a Lotti? Che non sarebbe da credere a nessuno dei due, perché sono veramente scandalosi. Cioè, io ho pietà, però veramente, cioè, non possiamo arrivare a questi livelli. Perché Lotti e Pucci dicono che sono passati per un tempo breve e limitato, non per 5, dalle 3 di pomeriggio alle 8 di sera, poi se loro sono passati in breve tempo limitato, e Lotti dice a Pucci: guarda che qua stasera ci fanno il servizio, ci fanno un omicidio. E Pucci già gli dice: ma che vuol dire? Ce lo fanno. Quindi già lo avvisa: qui stasera succede qualcosa, mo vedi stasera che succede, non mi ricordo bene le parole, già forse gli parla di Pacciani. E che succede? Sti due vanno a Firenze da Ghiribelli, si fanno la cena, siamo a Ghiribelli, Lorenzo, la parte più bella. Quindi Pucci e Lotti vanno da Ghiribelli, si fanno la cena e il sesso. Mi sono assuntato un attimo perché era meglio non ascoltare. No, perché... una battuta, perché concedimi la battuta questa sera con te, sai che ti sei coperto legalmente, che fai? I colpevolisti ci attaccheranno. No, per carità, ma io sono aperto a ogni confronto, che qualcuno entra e mi dice il contrario. Sono pensieri miei, io purtroppo non sono mica perfetto. Allora, comunque... c'è nonno Giampi che ci scrive spesso, no? E che ci raccomanda, no, allora non te scaldà, non te devi scaldà, quindi questo... E dovrebbe essere delle tue parti, Romano pure lui, no? Questa è l'Italia giudiziaria, se vede che sei più giovane di me, se no non ti incazzeresti più, dammi retta, figlio. Nonno Giampi non è romano, è internazionale. Nonno Giampi sa tutti i dialetti italiani, quindi è un grandissimo, però vedi, sta valorando la mia e il mio pensiero. Dice: non è che questa è l'Italia giudiziaria, giudiziaria ergo è la verità, ergo è uno scandalo, diciamo, tra virgolette. Non si può credere a Lotti, Lorenzo, non si può. Chiunque studia non può credere a Lotti. Però anche io mi sono dovuto piegare a cose che tra i mandanti ritornano, ma Lotti non c'è mai stato, forse a Scopeti. Quindi eravamo che a Scopeti lui se ne va da Ghiribelli, mangiano, mangiati, trombati, perché poi lui... uno dopo l'altro hanno un tresom, o forse uno dopo l'altro fanno roba con la Ghiribelli, e poi ritornano a Scopeti. Ma ricordiamoci prima che Lotti disse a Pucci: guarda che stasera c'è qualcosa. Quindi ritornano alle 21-22, quindi proprio in tempo, e Pucci gli dice: ma che stiamo a fare qua? Devo fare pipì. Ma scusate un attimo, ma
Lo stesso Pucci dice che prima gli aveva detto che stasera succedeva qualcosa e poi dopo quando arriva lì gli richiede che cosa dobbiamo fare. Ma allora non l'hai capito che ha detto prima, 2 ore fa, già tu sei scordato. Qui stiamo a parlare o di analfabeti, alcolizzati, drogati, non è persone che possiamo sentire. Cioè se vanno, vanno uno contro l'altro, poi Pucci dirà che c'aveva la macchina blu, quando mai ha processo finito dopo 20 anni, dirà Cannella, la macchina invece era rossa, pilastro del processo, la macchina rossa. È uno scandalo, Lorenzo. I colpevolisti cosa? Frigo, Caini, Martelli, gente che arriva dopo 20 anni, che non fa il verbale nell'immediatezza dei tempi, ma che si accorge dopo 20 anni, che si inventa prima a Frigo, chi era Frigo? Prima dei... quando solo Pacciani aveva vista la macchina bianca, poi dopo quei merendari si ricorda 2 macchine, poi da nera diventa bianca e quell'altra diventa rossa. So testimoni scandalosi, io perché non mi voglio esporre legalmente, perché altrimenti potrei dire tranquillamente che secondo me parecchi testimoni so mitomani o so spinti da qualcuno per accusare Pacciani. Come ci ha detto in intervista dottor Bruno ha detto, secondo me è proiettile, a Pacciani ce l'ha messo Perugini, e dopo ci arriviamo, perché ci stanno dei similitudini, è perché ragazzi, è il bello dello studio, arriva sempre a qualcosa di piccante, e proiettile ci ha messo, i testimoni sono stati spinti probabilmente dalla SAM per accusare Pacciani, ma spinto che vuol dire? Vuol dire che te ce manno, cioè vuol dire che non è, e questo ha detto Bruno, non so parole mie, ma Bruno c'ha 3-4 lauree, non pensate che è una persona anziana, non è più un compus sui, sta benissimo, è lucido, lo sa quello che dice. Oh, c'è anche Gabriele Felli, mi dico Felli, tu conoscerai Felli, no? Sì. Felli è stato al centro di una polemica anche con il nostro amico Trinipet sulla questione di Calenzano, no? Ti ricordi che è durata qualche settimana e gli abbiamo fatto anche qualche intervista, no? Lui dice a Firenze era usanza andare alla fonte per prendere acqua fresca, ma non sta in piedi, puntini puntini, insomma, secondo Felli la storia dell'acqua della fonte, le margherite, poteva essere anche verosimile, no? Però qui ne abbiamo già parlato, no, della vicenda di Sifone, non ci torniamo sopra, questo era un semplice saluto. No, non mi fa parlare dei delitti, perché tanto ho detto, secondo me c'è staging. Però andiamo al depistaggio di Baccagliano, perché è quello che mi interessa, no? Il 19 giugno del 1982, poi tutta la vicenda del cittadino amico e della famosa, mitica, leggendaria segnalazione anonima che avrebbe condotto gli inquirenti verso il delitto del 68, che tu ritieni un depistaggio, no? Cioè tu pensi che il vero mostro di Firenze a un certo punto, o perché si sentiva braccato, perché aveva sentore che le indagini potessero anche stringere verso di lui, fa questo depistaggio, cioè porta gli inquirenti verso una pista che poi si rivelerà clamorosamente falsa, che è quella sarda, no? Inducendo gli inquirenti a credere che la pistola sia la stessa, che ci sia un collegamento. Allora, il cittadino amico, la vicenda della segnalazione anonima, tu come la vedi? È un po' più complesso di come l'hai fatto, è mostro, il mostro non è uno, e il depistaggio, se c'è stato, è nato da Borgo Ognissanti per forza di cose. Allora, quando dico mostro, intendo sempre mostro barra mostri, no? Sì, no. Perché sennò dovrei sempre ripeterlo, quindi singolare perché? O plurale fate voi. No, ma perché se nasce da Borgo Ognissanti quel depistaggio, e Borgo Ognissanti depista, vuol dire che protegge il mostro, ergo il mostro è uno che comanda a Borgo Ognissanti, e quindi si tratta di operazione, non credo che sia il politico di turno che va in giro, fa i delitti e 16 coppiette e poi come protezione incarica la prima caserma collegata ai servizi per depistare.
quindi non credo che sia uno solo. Perché nasce da lì? Perché la segnalazione di Fiore, ricordo di Fiore, ma anche Fiore, un altro personaggio, c'ha fratello che era anche un pezzo grosso ai Poste e Telecomunicazioni, ma lasciamo perdere. Ma tu sei veramente tutto, quindi la dimostrazione che hai studiato in questi anni, cioè quando dici studi e ricerche, perché ogni tanto delle cose che posso, quindi... No, mi tiri fuori qualche nuova informazione che non conoscevo, te. Penso che molti non conoscevano, no? Sì, credo. No, non sei convinto, ti vedo convinto. No, sono cose risapute. No, era solo per dire che comunque, no, questo dimostra che in questi anni hai studiato molto la vicenda, perché anche i dettagli nei particolari. Ma è curiosa Lorenzo, è del depistaggio 82, quindi lasciamo da parte Fiori, nasce tutto da Borgogni Santi, perché Olinto dell'Amico, già personaggio particolare, e noi ci dobbiamo ricordare che Olinto dell'Amico, ed è scritto, non lo dico io, è scritto, era reclutatore per il centro sismi di Firenze, che stava accanto alla caserma di Borgogni Santi, a poche centinaia di metri, quindi Federico Mannucci Benincasa, che dirigeva il centro sismi di Firenze, e Olinto dell'Amico era reclutatore. E dove reclutava? Ma tra le forze, ma ovunque, ma soprattutto tra i carabinieri e tra le forze dell'ordine. Quindi Olinto dell'Amico, che ha seguito tutte le indagini del mostro, era uno dei servizi. Il depistaggio con Ricordo Fiore, lasciamolo perdere perché non c'è niente di scritto, ma non c'è niente di papabile, lo ricordo. Però c'è il fatto che Della Monica, Trigomi, che va a braccetto, ho sentito, una persona squisita, lui pensa a un serial killer unico, super intelligente, alla Ted Bundy, tanto per intenderci. Secondo Trigomi non è Pacciani, io credo, ragazzi, non posso fare la voce. Sì, poi non l'ha mai detto, non si è mai sbottonato. Il giudice istruttore, dicendo... Comunque, che fa Trigomi? Dice a Della Monica, guarda che qui c'è una lettera anonima indirizzata a te. Già io mi chiedo come mai una lettera anonima indirizzata a Della Monica, come mai sta a Borgogni Santi. Però, vabbè, non era indirizzata. Però attenzione Alessandro, che qualcuno dice, può darsi che la lettera a Della Monica, che è sicuramente esistita, perché insomma lei manda poi alla fine una richiesta ai carabinieri, restituitemi quella segnalazione anonima che io avevo, no? E che poi cita anche Rotella nella sentenza. Quindi questa segnalazione anonima è sicuramente esistita. Però il cittadino amico, qualcuno dice, non è lo stesso, perché il cittadino amico è uno che avrebbe mandato tre lettere ai carabinieri di Borgo Ognissanti. Invece la segnalazione anonima sarebbe arrivata direttamente alla Della Monica. Quindi qualcuno dice, sarebbero due cose diverse. Sì, aspetta che vedi, nonno Giampi, Fiori. Nonno Giampi è molto attivo, tra l'altro. Ma c'è Carmen Guie, che non so se lo pronuncio bene, Guie, che salutiamo. Sì, lei fa già... Flaminio sbaglia apposta, no, e lì nasce incomprensione dal libro di Nino Filastò. Sì, ma Fiore e Fiori nella vita almeno una volta l'hanno sbagliato tutti. Quindi ma sai perché? Perché nasce tutto da Spezzi e da Filastò, che nel libro Filastò, e anche Spezzi quando scrive gli articoli, hanno cambiato Fiori in Fiore, o viceversa. Quindi nasce tutto da lì. Fanno, e Trigomi, no, che spesso ha fatto confusione Fiore. Vedi, però vabbè, non è una cosa così importante, diciamo. La segnalazione, che succede? Trigomi chiama Della Monica, qui c'è una lettera anonima indirizzata a te che dice che gli omicidi non so 4 ma so 5. Sì, perché all'epoca era 82, quindi eravamo 4 conosciuti. Ecco, e quindi gli dice so 5, e Della Monica gli dice fatemi... Aspetta, nella lettera però c'è pure scritto andate a rivedere il delitto del 68. Questo lo dice Spezzi. Perché gliel'ha detto Trigomi? No, questa sarebbe la lettera anonima verso la Della Monica, che però sì, sta però... nelle mani del de Borgogni Santi. Però noi lo sappiamo da Spezzi che lo racconta. Ma lo sappiamo proprio dal verbale.
della Monica, che dice: mi ha chiamato Trigomi e mi ha detto queste cose qua. E io gli ho detto, e qui c'è particolare, gli ho detto: fatemi riavere. Perché? Sì. Perché riavere? Vuol dire che ce l'aveva, poi non ce l'aveva. Vuol dire che era in suo possesso, ovvio. Lì non so se è un errore, comunque fatemi riavere questa lettera e andate a guardare il fascicolo dei Sardi. Quindi, secondo chi crede al depistaggio, i carabinieri si sono mandati da solo. Ecco, per chi crede al depistaggio 82, i carabinieri sono collusi, andiamo proprio sul papà, sono collusi col mostro e proteggono il mostro. Se sono mandati da solo sta lettera, o l'hanno mandata a Della Monica, volevano mettere le mani sul faldone su cui l'avevano già messa in precedenza e avevano inserito i bossoli, che erano 5 bossoli e 5 ogive, che già non ritornano, perché chi ha studiato bene il 68, la quinta ogiva appare da nulla. Quindi, cioè, ragazzi, il mostro è la quinta ogiva non esiste nel delitto del 68. Ce ne sta una estratta dal corpo dello Bianco, ce ne stanno tre estratte da due. Una è estratta dalla Locci, una è per terra in macchina sul posto del passeggero, tra sedile passeggero e sedile dietro, e una, quando fanno l'autopsia a Locci, siccome è penetrata da dietro, è uscita da davanti, stava sui vestiti. Quindi sono quattro ogive. Da dove esce fuori la quinta? Quindi questi sono già i primi. Vedi, ecco che succede. Secondo, poi mancano tutti i bossoli nei vari omicidi, quindi il mostro si dovrebbe essere tenuto i bossoli, o comunque c'è la pistola in disposizione, può replicare quei bossoli, manda qualcuno sul faldone, mette i bossoli sul faldone e anche le ogive, e poi i carabinieri vanno, se fanno la segnalazione da se stessi, vanno lì, perché parte tutto da lì. Sta lettera non si sa se c'è, se non c'è, parte tutto da lì. Sì, è una teoria abbastanza evoluta, Lorenzo. È una cosa... E che quindi tu comunque ritieni che tutto sia frutto di un fine e articolato e complesso depistaggio che ha come obiettivo portare gli inquirenti su una falsa pista. Cioè, quindi voi andate di là che io continuo di qua tranquillamente. Io, Lorenzo, penso che questa ipotesi è sì complessa, ma sia più probabile delle altre, perché Mannucci bene in casa è il mito delle lettere anonime. Lui si firmava Manfredi, mandava lettere ovunque, accusava Gelli delle stragi con lettere anonime, era uno spampinato, è indagato quello esplosivo, si trova Trigomi, strage di Ustica, troviamo sempre le stesse persone in posti che non sono buoni, insomma. Benissimo, però dopo ne stragi, e quindi dopo l'82 i mostri, quindi usiamo il plurale perché ormai abbiamo capito che tu sei orientato su questa teoria, i mostri non hanno smesso di uccidere, cioè io atto questo depistaggio che sarebbe l'occasione giusta per smettere, invece continuano, no? Quindi perché continuare? Perché attuare un depistaggio? Poi sarebbe anche riuscito, perché in quel momento, se tu smetti di uccidere, praticamente portano a processo Francesco Vinci, molto probabilmente lo condannano, la storia finisce lì, quindi hai trovato l'uovo di Colombo praticamente. Invece mettono dentro Francesco Vinci e sembra quasi che vogliano scagionarlo, no? E questo avviene anche per tutti i delitti successivi, perché poi mettono dentro Muzzarini e Mele, e anche qui altro delitto, no? Quindi c'è sempre questa ragione. Anche con Spalletti sembra uno scagionamento. Allora, perché succede questo? Perché c'è questa cronologia che sembra, insomma, determinare quasi una volontà nel rivendicare i delitti del mostro come propri e non lasciarli a qualcun altro, anche nel momento in cui ci sarebbe un perfetto colpevole da mandare in carcere? Perché questo dipende dal movente del mostro, che tutti cercano. Quindi, se uno pensa a un serial killer unico, va a pensare a certe patologie. Per esempio, Pacciani non soffriva di patologie. Però, ecco, se uno invece crede a più persone, deve capire il fine e il movente. I mandanti, quali mandanti? Ma se io vado in Africa con 20 euro, i feticci vi riempiono. Cioè, ragazzi, non facciamo i finti tonti, ragazzi.
Quindi bisogna capire il movente. Se tu fai un atto come quello lì, Lorenzo, ovvero uccidi due diciottenni, succede, ma se tu invece provochi un'escissione, uno squartamento, smembri i corpi, vai direttamente sul telegiornale. E secondo me lo scopo è questo, è mediatico. E solo il terrorismo vuole essere mediatico, solo il terrorismo. Cioè, allora, questa, Alessandro, è stata più volte definita, semplicemente, poi cerchiamo di allargare un po' il concetto, come la strategia della tensione, no? Molti hanno visto nei delitti come un progetto, una strategia, un percorso che si inserisce anche nell'epoca, no? Che è quella degli anni 70, degli anni 80, e quindi questi delitti possono anche essere inquadrati in una strategia di questo tipo, cioè la cosiddetta strategia della tensione, cioè porre l'opinione pubblica in una situazione di un certo tipo, come quella che abbiamo visto con le stragi, col terrorismo nero, con tante altre cose che fanno parte di quell'epoca. È chiaro che ho detto un po' così, un po' semplicistica, poi semmai approfondiamo il discorso, però quanto ho capito, secondo te il movente potrebbe anche essere questo? Sì, assolutamente. Perché comunque il fatto è che il mostro di Firenze diventa un caso mediatico, cioè diventa un qualcosa che cambia anche la vita, le abitudini della gente comune, no? Perché si uccidono i figli delle persone che normalmente potrebbero starsene a casa tranquilli, no? Che invece vivono questa angoscia, questi ragazzi che potrebbero essere uscire e non rientrare. E soprattutto diventa un caso mediatico perché diventa il serial killer più famoso del mondo. Cioè in quel momento, da quando Spezia ha coniato il termine mostro di Firenze, tutti i giornalisti arrivano in Italia, tutte le TV, diventa un caso non più nazionale, ma che travalica anche i confini nostri, no? Forse in quel momento è il serial killer più famoso del mondo. Perché tu ritieni che il movente sia questo? Cosa te lo fa pensare? Spezzi, ma ricorda, Spezzi all'esordio lo chiamava il mostro delle siepi. Poi ha cambiato, il mostro di Firenze. Però il mostro delle siepi era curioso. Perché penso così? Perché? Perché se vuoi... Perché non penso che è uno. Penso che sono diversi. Se avevano bisogno di feticci, assolutamente prendi delle persone che anonime, no, quindi prostitute, straniere, porti a casa e fai quello che vuoi. Invece tu tocchi due ragazzi nel fiore della vita, 18 anni, quindi è già scandaloso, e fai un'escissione, tu vuoi andare sul telegiornale, è l'unico movente. È l'unico, ti serve un feticcio, prendi una prostituta, la porti a casa e rischi meno, perché quella lì non la conosce nessuno, non faranno neanche denuncia. Non esiste mandante, soldi. Secondo me c'è un ragazzi, questa è intelligente, cioè, non so se sono io stupido, però penso che sia una cosa mediatica, andante televisione, e quindi legata a strategia del terrore. No, ma al di là di quello che si può credere, no? Sul serial killer unico, sul gruppo, su qualsiasi altra cosa, però sicuramente nei delitti del mostro di Firenze, secondo me, secondo molti, è palpabile questa volontà di fare sempre di più, cioè di alzare sempre più il tiro, di alzare sempre più il livello della sfida, e pertanto di alzare sempre più anche il livello mediatico dell'attenzione, no? Perché tutte le volte ci sarebbe la possibilità di terminare i delitti, invece no, i delitti continuano. Delitti che sono sempre più efferati, c'è anche l'escalation
dell'uso del coltello, delle scissioni, soprattutto sono delitti sempre più rischiosi, no? Pensiamo certo. solo a Baccagliano, cioè, quindi questi non si fermano di fronte a nulla e sicuramente c'è questa consapevolezza, se non altro, di diventare sempre più personaggio. Dico personaggio perché all'epoca tutti parlavano del mostro di Firenze, no? Quindi all'epoca era così, poi dopo sono... Quindi perché non fermarsi nell'82 o nell'83 quando già i colpevoli? Perché non era il momento di fermarsi. Allora non interessava, anzi, se c'è un colpevole finisce il mito del mostro di Firenze, il mostro di Firenze si chiamerà Mucciarini o Mele, e invece non finirà mai questo mito. Ma quello che ti riconduce ai killer non è l'omicidio in sé per sé, sono le piccolezze e le stranezze. Il 10 ottobre, dopo un mese da Scopeti, il mostro di Firenze che cosa fa? Probabilmente mi manda 3 lettere ai magistrati, mi mette un proiettile lo stesso giorno, il 10 ottobre, mi mette un proiettile Fiocchi nella stessa posta da San Piero Assieme. Ma quanto lui è uno, è Trino, quanti sono sti mostri? È ovunque. Queste sono cose da operazione. Non può essere che tutti i mitomani mandassero i proiettili ai magistrati. Nello stesso giorno un mitomane da una parte mette proiettili Fiocchi, quell'altro mandano 3 proiettili. Intanto loro perquisiscono Ponte a Nicchieri e ci trovano un altro mitomane che sarebbe l'infermiere che segna con le X la piantina e ci mette i nomi dei colpevoli. Ragazzi, capito Lorenzo? Se fosse uno, ma com'è possibile? Non può stare in troppi luoghi contemporaneamente, non ne può fare lo stesso giorno più di una. Però, vabbè. Oh, e qui c'è sempre Bernardo Puliti che ti punzecchia. Quando sento dire ai killers, penso che usate l'anticamera del cervello, operazione del cervello. Bernardo Puliti è rinomato per la sua educazione, ma anche per la sua saccenza nel caso, era uno zoppo. Lui pensa per esempio a Giobbe Vilacqua. Arriviamo a Giobbe Vilacqua. Ennesimo possibile, probabile, sarà mitomane? Ma lui che dice che c'ha i cani campioni d'Italia, e Bernardo lo sa, perché sa bene come trovare un campione d'Italia, e quella è una falsità, è una bugia. Quindi se Bevilacqua in processo ha detto una bugia, per me ne può aver dette tutte quante, innanzitutto. Seconda cosa, non è detto che riconosce Pacciani, perché dice, secondo me aveva più capelli, quindi secondo lui non è detto che ha visto Pacciani. Terza cosa, Bevilacqua è una follia totale, ovvero è il testimone, come tutti gli altri, è arrivato dopo 20 anni, non ha fatto verbale all'epoca, è arrivato così per accusare Pacciani all'ultimo minuto, e questo qua praticamente avrebbe confessato a un giornalista, e qua già la prima particolarità, perché... Quando il momento si fa delicato, Lorenzo sparisce. Perché? Perché Giobbe Vilacqua, tutte persone che conosce in vita sua, è il portiere del palazzo, è il parrucchiere, è l'idraulico, è il muratore che gli dipinge casa, i parenti e tutti qua, ma proprio un giornalista avrebbe confessato: io sono il mostro, io me costituisco, io porto la pistola, io... è lo stesso modus che ricalca Vigilanti e tutti gli altri vecchietti, che tutte persone ormai sono anziane, stanno in chiara demenza senile se non Alzheimer, è lo stesso modus che qui vengono avvicinate di Vigilanti quando ha detto ha visto Narducci, è stato avvicinato da Fiore che è un giornalista, Bevilacqua è stato avvicinato da Amigone che è un giornalista, perché è il lavoro del giornalista e fa carriera e fa scoop, e tu lo scoop lo fai soltanto se tiri fuori una bomba. Quindi certo è insito, ma lo faccio anche io, no? Ma avete sentito, se faccio un'intervista provo
Però vedi, finché faccio un'intervista io, che non so giornalista, e comunque la registro e chiedo il permesso di mandare la registrazione. Ma la registro. Non è che io ci metto 2 minuti ad andare a Roma o uscire qui fuori dal palazzo con 100 euro, trova uno che mi dice, con 70 anni, che mi dice che Mostra di Firenze è lui. Ci metto poco. Becco lo scemo del villaggio, in piena demenza senile. Ci metto poco. Quindi io non mi fido innanzitutto dei giornalisti, perché il lavoro loro è questo, non mi fido delle parole, io voglio i fatti, e quindi registrazioni. E quindi questa è la vista a Giobbe Vilacqua, che non solo sarebbe Mostra di Firenze, ma questo è già il primo stupro della nostra intelligenza, ma c'è il secondo, se non il terzo non ve lo dico, perché quello ve lo lascio in futuro. Quindi il secondo sarebbe che lui è pure Zodiac. Ah, qui ci sta, secondo me, la bomba. Perché? Perché il pubblico italiano, stiamo a Giobbe Vilacqua, Lorenzo. Quindi il pubblico italiano, siamo 60 milioni, però tutti anziani, chi se ne frega del mostro, una cosa di nicchia, siamo pochi. Ma il pubblico americano, so tanti, so giovani, seguono Zodiac, e tu gli vedi Zodiac è il mostro di Firenze, questi qua, che bello, vedi Zodiac, che poi al 68 Joe stava in guerra in Vietnam, quindi sarebbe che lui non sì, contiene... Però c'è sempre la teoria del depistaggio, che a questo punto il depistaggio l'avrebbe fatto lui, no? No, Lorenzo, no, ma scusa, questo qui sta... Secondo i teorici... Ma quale teoria? Ma quella è una follia, quello è uno stupro mentale. Io questi so dare in chiude proprio. Ma è una vergogna, ci hanno preso per ragazzini. Io faccio ricerca, vado cercando lo stato di servizio di Matassino per capire se Matassino stava a Firenze o no, e tu te ne esci. Sì, ma Giobbe Vilacqua nel 68... c'aveva in disponibilità una settimana di vacanza, poteva andare a San Francisco a fare un omicidio de Zodiac. Ma che cavolo stai a dire? Scusate, perché adesso poi esco con i parolacci. Ma che stai a dire? Innanzitutto fai ricerca come i ricercatori veri, tiri fuori i soldi e vai cercando documenti per verificare quello che dici. Innanzitutto, che non stiamo qui a giocare a ping pong. E poi... secondo te Giobbe Vilacqua ha indisponibilità ad ammazzare cinesi dalla mattina alla sera in Vietnam? Che fa? Vuole andare a fare l'omicidio così una tantum a San Francisco, nel 68. A San Francisco, perché è Zodiac. Però nel contempo è pure mostro. Ma ragazzi, ma chi vi ci ha mannato? Allora, dove voglio arrivare io, Lorenzo? Voglio arrivare che se tu fai un libro in Italia, vendi 10.000 copie a 20 euro, tu fai 200.000 euro, ne fai tante, capito? Ma se lo vendi in America, dove tu me leghi Zodiac a Mostra di Firenze e vendi 100.000 copie per 20 euro, e 100.000 sono poche in America, perché sono fissati dei serial killer, 100.000 copie per 20 euro, sono 2 milioni di euro. Cioè, ragazzi... Sì, è chiaro, secondo te... Venute da donate da dove? Da nulla. Non c'è niente. Io, vabbè, mi fermo perché veramente è una cosa che è una vergogna per la nostra intelligenza. Io non so se si fermeranno o andranno avanti, perché io ho visto siti con le decriptazioni de Zodiac con scritto Giobbe Vilacqua. Questa è una vergogna. Innanzitutto io stasera, sapendo che Giobbe Vilacqua è Mostra di Firenze e pure Zodiac, innanzitutto ho paura e non mi addormento, perché secondo me potrebbe essere un procurato allarme, visto che c'è un killer di due mondi in giro a zonzo, io devo dormire tranquillo. Quindi so siti questi qua che dovrebbero essere banditi da ovunque, cioè non c'è un motivo d'esistenza. Sono pure pericolosi, secondo me. Sono pure pericolosi, che se mi chiamassero a dirlo, perché io lo dico. Quindi, che c'è con l'aiuto di Caramba al suo servizio a Camp Derby? Ah sì, perché i Caramba fanno quello che gli dice Giobbe Vilacqua, certo. Ma dove cazzo mai vedete? Quindi sì, l'ultima teoria, poi loro come i ragazzini,
senza prove in mano, senza fare ricerca. Tu vuoi sapere se Giobbe Vilacqua è stato a San Francisco nel 68? Chiedi allo Stato americano, visto che è pubblico, non ti vedo ferrato, lo chiedi, lo paghi, e costa anche poco, lo Stato di servizio di Giobbe Vilacqua, e te lo danno. E nello Stato di servizio devi sperare, come è per gli Stati di servizio italiani, che ci sia scritto le vacanze dove le ha passate, perché per gli italiani, per i carabinieri italiani, è scritto: io vado una settimana di permesso a Roma, anno 69, anno 70, vado una settimana di permesso a Torino. Ecco, allora tu credi che Giobbe Vilacqua è andato a San Francisco perché nel 68 ha colpito Zodiac? Chiedi lo Stato di servizio e sopra ci deve essere scritto una settimana a San Francisco, altrimenti non ti inventi cose come i ragazzini. Quindi ultimamente tutti parlano del depistaggio 82, abbiamo fatto il video su Matassino, abbiamo visto che Matassino è lo stesso dell'omicidio Nuvoletta, quindi era ricattabile, era sottoposto di Olinto dell'amico, quindi probabile odore dei servizi, anche avvalorato da altre cose che non abbiamo detto. Quindi adesso va come teoria il depistaggio, va. Allora che si sono inventati alcuni? Ma Giobbe Vilacqua era investigatore americano, sarebbe andato a Perugia quando il Fardone stava a Firenze, ma questi sono ignoranti e non lo sapevano. Cioè, questi sono così ignoranti che non sanno che il Fardone stava a Firenze, che poi i toscani chiamano Perugia, citate il Fardone, e Perugia gli dicono: guardate che ce l'avete voi, che poi magari la copia era anche a Perugia. Comunque, è perché navigano nell'ignoranza, non studiano e pretendono che noi o il pubblico dei polli abbocchi a ste cose. Quindi che avrebbe fatto Giobbe Vilacqua? È entrato nel tribunale di Perugia, lui americano, ovviamente nessuno avrebbe visto, proprio passava inosservato così, e avrebbe avuto l'ingegno di trovare lui una pistola, di leggere il fascicolo e quindi la perizia Zuntini del 68, ricordasse a memoria, se non fa fotografie, ricordasse tutti le leggerezze sui proiettili, sui bossoli e sulle ogive, e di trovare una pistola che replicasse in quel senso i segni lasciati sui bossoli e sulle ogive, continuando a uccidere e poi facendo il depistaggio d'82 rimandandoli sui sarmi. Ecco, questo è una violenza, e chiedete a Enrico Manieri, che se ne intende più di me, è una violenza psicologica, in quanto tu non puoi replicare forse i segni sui bossoli, ma non quelli sulle ogive. La canna è una cosa sensibile, cioè non è che... Però questi sono americani, si inventano cose che non c'è proprio, non è papabile. Uno dice, forse potrebbe essere stato Matassino, ma perché? Perché su quel rapporto c'è scritto rapporto Matassino. Innanzitutto è uno che è ricattabile, sa dove è Faldone e ci può mettere le mani senza che nessuno gli chieda niente, perché è titolare. E innanzitutto ricordiamoci che quando uno chiede i documenti, qualsiasi atto o documento, il tribunale se lo segna l'atto che tu vai a vedere, nome e cognome. Quindi queste sono tutte bugie che vi inventate. Avete costruito il mostro di Dumondi, e io quasi quasi vi direi che io stanotte non dormo perché ho problemi psicologici, perché io non posso credere che un killer dei Dumondi sta così a piede libero. Quindi qualcuno ha procurato allarme o no? Qualcuno va in giro diffamando o no? È giusto? Ci avete prove? Dove stanno queste prove? Quindi basta prendere in giro la gente, basta. Vabbè, ci siamo sfogati su Bevilacqua. Andiamo sul depistaggio. Ecco, l'altro giorno ho fatto un video, lo faccio anche qui. Eravamo arrivati parlando da Borsellino a Arnaldo La Barbera, perché rimasi sconvolto dal caso Borsellino e quindi l'agenda rossa. Che è successo? Cercando chi aveva rubato l'agenda rossa e guardando i testimoni del processo su chi aveva ucciso Borsellino, il giudice, hanno visto che tre poliziotti, ci sei Lorenzo?
Ci so. Allora, Alessandro, scusami, ma stasera ho problemi sulla linea, quindi vado e vengo. Però vedo che ti accavi abbastanza anche da solo, anzi, molto bene, perché ormai sei uno ferrato. Ti giuro, già so 2 ore, fra poco finisco, però voglio chiarire qualcosa sulla SAM. Quindi voglio dare un elemento che non sanno, voglio dare qualche elemento che loro non sanno. Però ascolta, Alessandro, siccome tu hai molte cose da dire, no? E non abbiamo affrontato tutto, qui potremmo fare anche una seconda puntata. Vai, allora mi blocco quando vuoi tu, ritorno. No, ma intendevo che questa sera abbiamo fatto una prima anticipazione, no? Diciamo così. No, perché io, insomma, tutti mi parlano di questo Flamini, no? E siccome tu hai fatto molte puntate, dico, ma alla fine qual è la teoria di Flamini? No, perché si vuole anche arrivare al dunque. Ti giuro, Lorenzo, io non ce l'ho. Ho detto, facciamo una puntata, anche due, in cui Alessandro ci spiega quello che è alla fine il risultato dei suoi studi e del suo lavoro, no? A questa prima puntata abbiamo fatto un po' un'anticipazione, poi se vuoi ne faremo una seconda, ci parlerai anche potremmo trattare anche l'inchiesta perugina, no? Tu hai anche intervistato Mignini, hai fatto una bella intervista ultimamente, no? Credo che hai avuto anche dei buoni ascolti alla fine. Sì, il dottor Mignini è bravissimo. Lui, vedi, sapevo alcune cose, che poi ne andiamo a parlare prossimamente. Non è stata un'intervista a domande concordate. Cioè, il dottor Mignini si è reso disponibile a rispondere a qualsiasi domanda. Non ha voluto sapere grosso modo di che si parlava. Lui sapeva che si sarebbe parlato di Narducci, ma non sapeva le domande. E non sapeva neanche... Io so degli argomenti che non li sanno tutti. E io... Sei un po' un tentatore, no? Perché sei stato a Villa Cidro, no? Sai e non sai, dici non dici, no? Poi poliziotto Guido B e poi qui là. Insomma, dai l'idea di sapere molte cose che poi ovviamente non... No? Quindi certe volte le domande ce le tiri fuori, no? Perché poi... Ma tu hai risposto, tu devi guardare sempre dietro le righe, dietro le mie risposte. Ti ho risposto effettivamente, tu prima hai chiesto Salvatore Vinci, io ti ho risposto. Allora, invita Giutta, Giuttari l'ho sentito io su Facebook verso dicembre, mi ha detto a me, almeno a me, che per il momento preferisce non partecipare, intervenire alle varie trasmissioni sul mostro, a nessuna delle trasmissioni sul mostro. Questo è quello che mi ha detto quando io provai a contattarlo, si fece una trasmissione dal Bronzi e lui mi disse così. Questo per rispondere alla domanda di Puliti, perché poi insomma molti hanno provato a intervistare Giuttari. Bernardo ce l'ha con Giuttari, quindi... Sì, Bernardo ce l'ha un po' con tutti. Un po'... Quindi, Lorenzo, no, non sono un tentatore, assolutamente. Non faccio mai... No, capisci anche la mia battuta, no, tra le righe. No? Io, quello che ti volevo dire, facendo delle domande che nessuno ha mai fatto, che esistono, oggettive, io a dottor Mignini gli chiesi, ma sa qualcosa dei camaleonti? Ora, i camaleonti, se andate a cercare, trovate... Danilo Abbruciati, una banda magliana, no? All'inizio fece quei camaleonti che erano ragazzi che rubavano negli anni 60. Quindi camaleonti sarebbe una banda di una gang di ragazzi, una gang da Roma a Perugia. In questa gang risulta essere aver fatto parte Alfredo Brizioli, l'avvocato di Narducci. Io ho posto questa domanda a dottor Mignini, quindi a domande non lui non sapeva che gli avrei chiesto. A dottor Mignini, a lei ricorda il gruppo dei camaleonti? Sa se qualcuno è Perugia? Ah, sì, e ha risposto, cioè lo sapeva. E questa cosa, ma io qui, ma non la sa nessuno, e devi studiare queste cose qui. Ma uguale la clinica, io che ho seguito la pista della fuga di Narducci, perché secondo me Narducci potrebbe essere fuggito.
ma anche la plastica ma facciale. Questo lo tratteremo nella seconda puntata. Certo, ma è un'altra domanda. Perché tu sai che insomma l'inchiesta perugina è talmente lunga, complessa, articolata che me ne lì ti diverti, ma ti metto in dubbio parecchie cose. Però vedi, no, io già me ne hai messo più di uno, no? Perché vedi, mi hai dato l'idea di sapere diverse cosette che noi non sappiamo, e quindi quando ho questo sentore un po' la mia curiosità viene stimolata, un po' come quella di tutti. Però vabbè, andiamo avanti. Lì, se non studi Tommaso D'Altiglia e o la Carlizzi, non sai che questa clinica di plastica facciale a Firenze, in cui avrebbe soggiornato anche Bardellino, il boss molto bruciato con accanto alla carta d'identità simile a Francesco Vicci, come ecco, in questa clinica Narducci si sarebbe operato con plastica prima di fuggire, e queste sono cose scritte. Io non pensavo. Scritte dove? Ma sono scritte sia sul libro con i documenti da Carlizzi, ma anche sul libro di Tommaso D'Altiglia. Ma se non li leggi, non li sai. E io, quando l'ho chiesto al dottor Mignini, lui lo sapeva. Cioè, tu lo sai che Mignini, ovviamente, è della tesi nella bara, cioè Narducci è stato ucciso. Ma io, come facevo a immaginare che lui sapeva anche queste cose? Cioè, ma io sono rimasto veramente. Ma questo lo trattiamo nella seconda puntata. Io ti volevo fare due domande, no? Perché comunque tu mi hai detto, secondo me il secondo livello non esiste. No? Però è chiaro che se parliamo di strategia della tensione, pista nera, adesso è difficile trovare una definizione, però ci siamo capiti su di cosa parliamo. È chiaro che è difficile non parlare di una pista tra strategia della tensione senza un secondo livello, capisci? Perché comunque una strategia del genere presuppone che c'è. Ma il secondo livello c'è, cioè non prende tutte le parole che dico, c'è qualcosa di strano, perché prima ti ho detto io non credo a una parola ai lotti, ma qualcosa di strano c'è. Quando io trovo ancora qui disquisiamo Narducci in Toscana, sì, no, Narducci c'aveva casa in Toscana, c'aveva casa alla Visura, è a nome suo, c'ha la casa all'Isola d'Elba, l'Isola d'Elba è Toscana, Procchio, Marciano e Marina, quello che è, lo stesso palazzo, e piano di sotto c'era Iommi. Questa è una grande, questo come lo immagini, come lo mettiamo? Allora Gide, se qualcosa è vero lo dice. E soprattutto Iommi già dal 73 fece uno scandalo lì in quella casa di Procchio, che è riconducibile a minorenni, e quindi ritorniamo sempre a storie tipo Forteto. Quindi secondo te il secondo livello non esiste per quanto riguarda la teoria esoterica dei feticci su commissione, però è chiaro che nell'ottica strategia della tensione un livello più alto rispetto agli esecutori deve necessariamente essere esistito. Non so portatore di verità, non la so, però chi lo può sapere? Se questi sono gaudenti, così gaudenti che si possono permettere di avere in disponibilità una caserma che fa un depistaggio, io che ne so. Però senti, la teoria di Filastò, no? Perché Filastò ha basato molto del suo studio sul mostro di Firenze, lui era avvocato difensore di Vanni, no? Però oltre a fare l'avvocato difensore ha anche nel tempo portato avanti una sua teoria che è quella del mostro poliziotto, cioè lui riteneva che il mostro agisse come un poliziotto, quindi si avvicinava col tesserino, avvicinava le vittime con l'escamotage di chiedere i documenti, poi le uccideva. E secondo lui ci sono molte cose delle scene del crimine che testimoniano questo, però per Filastò si trattava comunque di un serial killer unico, che però era un poliziotto. Secondo te, nelle scene del crimine, come diceva Filastò, si vede questa tattica, questa tecnica, questo utilizzo del tesserino, del chiedere i documenti, come sosteneva Filastò?
Filastò, sì, a mezza bocca. Abbiamo avuto il piacere di conoscerlo prima che poi morisse. Però a mezza bocca lui sosteneva essere il killer unico, perché il poliziotto non va mai in pattuglia da solo. Quindi lampeggiante e in divisa che ferma una coppia da solo. Quindi non sarei sicuro che Filastò fosse troppo. O forse avrà pensato, se dico da diversi poliziotti una pattuglia intera è troppo, diciamone uno, quindi anche lui forse si è regolato. Sì, rovistare le borsette, i documenti fuori e lo staging per quanto riguarda i bossoli, che ha scoperti, so così scandalosi quei bossoli messi così, che Manieri ha dovuto inventare due caricatori per spiegarli, ma no, ecco, il mettere i bossoli così è fatto solitamente da poliziotti o militari o terroristi. Quindi che usano dei sacchetti e poi posizionano i bossoli come vogliono loro. Tattica normale. Benissimo, bene, io credo che Io mi abbiamo... fermerei perché se no andiamo avanti altri Allora, 2 ore. abbiamo fatto chiarezza su molte cose perché io ci tenevo, molti mi chiedevano, facciamo una puntata con Flamini perché vogliamo capire lui che cosa pensa del Ma mostro mi hai fatto Freddy. delle cose migliori, cose nuove, la Ma quelle ce Sam. le teniamo per la seconda Oh. puntata perché visto che siamo andati così bene, poi... Stasera ho avuto dei problemi con la linea, ma domani li risolvo subito. Quindi, se vuoi, faremo una seconda puntata, no? Perché è chiaro che parliamo di una vicenda lunga e complessa, no? Poi c'è la pista perugina e tutto quello che ne consegue. Quindi, condensare tutto in una puntata è veramente difficile. Tu giustamente dici, non mi hai fatto dire le cose migliori, no? No, per carità, no. È chiaro che ne hai dette di importanti, però spazio per tutto purtroppo non è possibile. E quindi faremo la seconda puntata sempre al titolo Il mostro contro... No, il mostro Firenze secondo Flamini. secondo Flamini. Poi domani, se vuoi, cambiamo anche il titolo, entriamo uno più suggestivo. Ma quando, come vuoi tu, Lorenzo? Tanto siamo in estate, non c'è più nessuno, non c'è pubblico, ci stiamo divertendo così, passiamo le Sì, serate. però guarda che le puntate buone prendono Nel tempo anche sì, sangue. nel tempo, sì, quindi alla fine se la puntata è interessante viene le visualizzazioni arrivano anche col tempo, no? Con Quindi, insomma, beh, Annucci ti divertirai. sì, io sai che allora io non conosco benissimo la vicenda Narducci, no? Che è una vicenda che si sviluppa praticamente da i primi anni 80 fino a oggi, ok? Quindi c'è molto da dire, c'è molto di cui parlare, discutere, c'è una marea di documentazione, no? Io non sono un grande conoscitore di quella pista, quindi lì andrai senza freni, più o meno come sei andato questa sera, perché poi tu sei uno di carattere schietto, no? Non è che le cose le mandi a dire. E però devo dire anche un'altra cosa, che Alessandro Flamini, apprezzato da molti, criticato da tanti altri, un po' come tutti, no? Però devo dire che è una persona che si è sempre comportato con rispetto e educazione nei confronti di tutti. Io non ti ho mai sentito offendere nessuno o assumere certi comportamenti che poi Ma no, non c'è bisogno, Lorenzo. Poi Abbiamo è visto in il di questi anni, Firenze. no? Abbiamo visto in questi anni molte cose che era meglio non vedere, no? No, ma Penso non che sei c'è. d'accordo con me, no? Invece io posso dire Flamini, o Flamini alla francese, se è una persona che ha sempre avuto rispetto anche di quelli che non la pensavano come lui, questo lo posso dire. Quindi c'è anche una simpatia personale. Praticamente faccio le trasmissioni con quelli che mi stanno simpatici, no? Tu sei capisci? E quindi faremo Grazie. una seconda, una terza, no, vabbè. Sì,
C'è sempre Puliti che, ma Puliti è veramente una persona molto, cioè è fastidioso. Ma sai, no, ma sai, a me, a zanzare, me è simpatico Bernardo, io lo guardo di giù, è simpatico. Però una volta mi criticò, vedi lui com'è, lui quando critica fa, mette mille commenti, è seriale. E una volta lo chiamai, gli dissi, ma scusami, ma perché mi fai così? E lui... ma ormai ti sei fatto vedere, ti sei messo in mostra, ma scusa, ma non andà così forte. No, ormai ti sei messo in mostra, che vuol dire? Cioè, lui è troppo... Sì, vabbè, ma Puliti lo conosco, un bravo ragazzo, però un po' gli piace un pochino stuzzicare, no? Bravo, ma è insistente. È un toscanaccio di quelli veri. Allora, nonno Giampi dice: bravo Mencazzini, è bello sentirti ammettere che non conosci la storia del Narducci ora. Ma nonno Giampi, io non ho detto che non la conosco, io ho detto che non sono un esperto conoscitore della pista perugina e non c'è niente di strano, cioè voglio dire, perché per conoscere in maniera approfondita la vicenda del mostro di Firenze ci vorrebbero 10 vite, no? Sei d'accordo Alessandro? Sì. Quindi ognuno alla fine prende una strada e studia più una teoria, una pista, o si concentra più su un certo tipo di documentazione rispetto ad un'altra, no? Perché altrimenti ci vorrebbero veramente non so quanti anni. Quindi non ho problemi a dire che sì, ovviamente la vicenda della pista perugina della Duce la conosco, però tu Alessandro la conosci molto più dettagliatamente di me, perché l'hai studiata di più, l'hai approfondita di più, ma questo è normale, come io posso conoscere o aver approfondito altre cose, quindi non c'è niente di strano in questo, penso, no? E quindi ti ho chiamato anche per questo, perché tu conosci la pista perugina meglio degli altri, quindi faremo una puntata ad hoc, così la svisceriamo tutta e anche io avrò modo di farti delle domande su quello che conosco di meno. Sì, a pista perugina il tratto che solitamente non conoscono, in quanto mancante nella documentazione, che è tantissima, sarebbe il movente alibi architettato da Narducci quando è per Scopeti. Quello non lo sa nessuno, perché... Però poi te lo spiego. E ritorna effettivamente. Cioè, se fosse stato un killer. Anche perché le cosiddette piste o teorie, chiamatele come volete, non è che sono... Cioè, sono in continua evoluzione. Cioè, ogni giorno nascono nuove teorie e sottoteorie, quindi riuscire a stare dietro a tutto, a tutti quanti, non è semplice. Però abbiamo il nostro Alessandro, che nella seconda puntata ce lo spiegherà in maniera dettagliata, quindi... tra l'altro è una delle teorie un pochino più snobbate tra i mostrologi, no? Però tu sai benissimo che se vai in giro e chiedi al passante qualunque, la prima cosa che ti dice è: compagni di merende manovali secondo livello e Narducci, no? Come... Sì, è snobbata, ma dai mostrologi intendo. Però nel grande pubblico è una di quelle ritenute più... Vedi, ma anche qualora Narducci non c'entra niente con Mostre di Firenze, e già questo sarebbe paradossale, avendo casa insieme agli uomini. Quindi, però, non c'entra nulla. La vicenda di sé per sé è troppo... È un altro Mostre di Firenze. È troppo interessante. Non è solo lo scambio corpo... C'è qualcosa di più là dentro, che ci stiamo avvicinando. C'è qualcosa di più lì dentro. Testimoni che si... Ferri contro Dolciami che si picchiano per ritrattare testimonianze. Ma perché due pescatori si devono picchiare per Dio? Ho visto Narducci o non ho visto Narducci? Quell'altro dal monte da 10 km di distanza vede la barca dei Narducci a forte velocità, che era una barca che pendeva 40 all'ora, gli vede i numeri, con quale binocolo, che sulla testimonianza non c'è scritta, Fagioli si chiama, nomen omen, quando lui non è andato lì neanche a cacciare, è andato
a dare da mangiare ai piccioni, quindi come faceva Lecce un binocolo? Vabbè, ma poi va bene, questo allora siccome mi stanno chiamando, quindi devo andare, direi di chiudere, no? E poi facciamo la seconda puntata, non so in che data, quando la faremo, la organizziamo nella maniera giusta. E questa sera abbiamo fatto una piccola introduzione, no? Del mostro di Firenze secondo Alessandro Flamini. Poi un giorno ti chiameremo Martinelli, se vuoi. Come frattempo... o Flaminelli. O Flaminelli, ecco, benissimo. E... No, alla prossima puntata facciamo un tot, solo una duci. Sì, perché ecco, insomma, per fare una cosa fatta bene, direi di dividere in due puntate. Allora, Alessandro, io ti ringrazio molto. Grazie a te, Lorenzo. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno voluto seguire, che ci seguiranno nella seconda puntata. Quindi faremo per la seconda puntata una preview, quindi la pubblicizzeremo un po' meglio di questo che abbiamo fatto un po' al volo. E quindi chiudiamo qui. Hai fatto la preview 8 minuti prima della puntata, ma tanto stanno tutti in vacanza. Ma questo era per metterti alla prova, no? Perché non devono bello, seguire me, guarda. Il bello della diretta, quindi ho visto che ti sei fatto trovare pronto, no? E quindi meriti una seconda puntata, no? Vabbè, dai, sto scherzando, passami una battuta. Salutiamo il Puliti che ci ha stressato tutta la sera, veramente Puliti, non hai niente di meglio da fare sabato sera che stai qua, no? La chat, vero? No, è veramente una di quelle zanzare che non riesci mai a, no? Che ti vengono il mosquitos. No, vabbè, salutiamo anche lui, ovviamente stiamo scherzando, tutti quelli che ci hanno seguito, la Marianna Racodon che ci ha fatto diverse domande, tutti non abbiamo risposto perché come erano tante, il Gabriele Felli che salutiamo, tra l'altro è un toscano che però abita vicino a casa mia, non so se lo sapevi, lui è... Bernardo? Gabriele Felli, mi dico Gabriele Felli... Calenzano? No, lui è di San Sepolcro, che sta a 10 km dalla città di Castello, quindi io sono in Umbria, lui in Toscana, condividiamo il confine, poi io sono esattamente a metà tra la pista fiorentina e la pista perugina, sto esattamente a metà strada, quindi negli anni le ho viste da vicino tutte e due. Un piede in ogni pista. Sì, benissimo, Alessandro, io ti ringrazio ancora, ci salutiamo, buon sabato sera a tutti, buona domenica. E alla prossima, ci organizziamo, farai una bella preview, puntata numero 2, la pista perugina. Così veramente la svisceriamo tutta una volta per tutte. Non ce la facciamo con 2 ore, però diciamo qualcosa che non è stato... Intanto cominciamo con 2, poi vediamo come va. Comunque ti vedo abbastanza in forma, abbronzato. Ho rischiato l'insolazione. Sono stato 3 giorni di seguito in piscina, oggi, domani basta. Ma sei a Torino ora? Vicino Torino, sì, vicino al mio collega Dario. Pensavo era più fresco qui a Torino, invece no, fa caldo. No, ma tanto ormai è tutto uguale, nord-sud è tutto 40 gradi più, quindi insomma, cambia poco. Va bene, ragazzi, salutiamo, ringraziamo ancora Alessandro e ci vediamo alla... prossima seconda puntata che faremo quanto prima. Ciao, quindi, ciao a tutti. Ciao Lorenzo.